Aspettiamo di dire. Ok, eccoci qui. Abbiamo già, non avevo visto, ci sono già una dozzina di commenti. L'evento dell'anno. Ma Fagli vedere il prete, non so chi è. questo stream, cioè io non li vedo i commenti, tu li vedi? Tu non li vedi? Allora, tu per vederli, no, non li vedi perché ovviamente non sei l'admin del canale, li puoi vedere se apri un'altra finestra. No, ragazzi, buonasera a tutti. Intanto, noi siamo live con Luca Valori, lo vedete, è lui, non è una controfigura. Magari qualcuno si sta ancora stropicciando gli occhi. Io, come avevo anticipato a Luca, gli do atto che ha accettato, anzi, mi ha chiesto un confronto, perché io lo chiedo implicito a tutti, chiunque io parlo, è sempre aperta la porta del confronto. E Luca è il terzo dopo i due Ludovichi. Tra l'altro, tu con Ludovico Vasquez ti conosci anche, siete anche amici. Siamo già quasi 100. Io ti do in diretta, ti do le informazioni. Siamo circa un centinaio già live, quindi. Vedi, Immagino. ma vedi fare live col valore, cioè sono produttive. Dite voi guru, voi fake guru, come dite voi fake guru, abbiamo fatto hype, abbiamo creato hype. Allora, scherzi a parte, noi andremo a fare. Allora io ti dico, io ho deciso. Dove sei adesso? Dove sei? Sei a Dubai? No, che Dubai, basta Dubai, Dubai è Ma finito. dove stai? Allora io adesso sono in Spagna perché ho degli amici francesi. Per quanto riguarda il drop, qui, che fanno dropshipping, quindi molto posizionati, e stiamo qui, che stiamo lavorando, e siamo precisamente a Marbella, Marbella, come dicono in Spagna. Marbella, ok, questa bella casa l'hai fittata e tu sei da solo? E Io allora, questa. convincerò. No, non è giusto. Allora, io ti faccio una premessa: io faccio questa live, cioè, io mi sono fatto una nota di tutte poi le inchieste che sono partite. Io mi ricordo ancora il primo tuo commento sotto una mia ads, che dicevi che uno ti aveva taggato e diceva: ma guarda, questo è un guru, un fuffaguru, cioè tu dicevi: guarda, io su valori non ho niente, Sì, non ti posso. questo si fa. Io mi ricordo il primo commento, poi da lì vabbè Invece poi mi sono arrivate tante cose, poi vabbè, tu hai visto, hai partecipato anche alla mia live, hai commentato, io voglio parlare soprattutto di questo stasera. Allora io ti faccio una cosa, io sono venuto in live per prendere punto per punto, in modo dettagliato, strutturato e preparato, tutte le, oddio, accuse, anche perché sono accuse, cioè alcuni nel tuo gruppo Assolutamente. fanno accuse anche diffamatorie, cioè non sono ingiurie, sono diffamatorie, cioè sono diffamazioni, cioè totali, ok? E prendere tutte queste diffamazioni una a una e smentirle, ok? Con le prove, semplicemente comunicando con le persone, perché poi alla fine è quello, perché le persone, come ben sai, online leggono un commento e a macchia d'olio, cioè, può essere proiettata tutta un'altra questione, cioè tutta un'altra questione, cioè totale, ok? Ma soprattutto io vedo un'ignoranza totale, anche ad esempio la tassazione, cioè parleremo di tutto, cioè in questa live voglio parlare di tutto, cioè trattare ogni argomento. Sì, vabbè, io prima vedo un'altra si è offesa, non per niente fake, ragazzi. Allora, questa è una diretta, ovviamente magari ci scontreremo anche, ci saranno commenti cattivi nei confronti di Luca, magari cattivi nei confronti miei, ma su questo ci siamo abituati sia io che lui. A me, Sì. scusami, no, Cioè, però è una cosa. tu di commenti ne ricevi 3 al giorno, 5 al giorno. Cioè, io di commenti brutti, ma brutti tipo ti Ah, quindi taglio la dicevo, gola. i commenti brutti ne ricevo 2-3 al giorno, sì, anche meno. Anche meno, cioè, Forse 2-3 a ma io settimana. di commenti di tipo vado a casa e taglio la gola a tua madre, e sei un coglione. Cioè, di commenti del genere ne ricevo tipo una trentina al giorno. Ma secondo te perché tu le ricevi, altri no? Allora, Altri diciamo che imprenditori, la maggior dico. parte sono profili che non sanno assolutamente chi cazzo sei, cosa fai, dove vivi, con chi stai, nulla, non sanno praticamente nulla di te, nulla. Semplicemente ti vedono, magari anche un'inserzione così, vedono che c'hai la macchina, la villa, noleggio, di proprietà che sia, loro vengono, ti bombardano. Ma è normale, perché ovviamente Vabbè, non è. certo, tu ostenti, no? Ostenti, fai flex, i soldi, la cosa, quindi, ok, è Ma certo. anche il discorso che noi siamo qui in live, il discorso deriva dal fatto che io con la comunicazione ci sono andato pesante durante un anno, cioè da gennaio ad oggi, cioè la comunicazione è stata pesante. Infatti Ma mi sono non. arrivate segnalazioni da gennaio oggi, ti confermo, ho visto le essenze da gennaio oggi, che tu hai spinto molto. Buono, buono, buono. È stato ottimo questo amo, diciamo, del caso dei follow, cioè no dei follower, perché non è il caso dei follower, è il caso degli incrementi. Ok? Gli incrementi, ma allora partiamo da questo. Allora, prima io volevo partire da una roba un po' soft, no? Per cazzeggiare, per riscaldarci un po'. Io ho letto un articolo di ieri, uscito ieri sul libro, ripreso da Cospia, che dice, la sintesi è:
Luca Valori si scocciava di Dubai, tu ne avevi parlato benissimo, ne eri rimasto estasiato, ma come dicevamo, ci sta che uno poi vive l'esperienza e dopo il primo impatto, e tu dici, qui io sto pensando di andare via perché è un po' un puttanaio, per dirla in francese, nel senso che... Allora, io partiamo dal presupposto che già me ne sono andato, ma da mesi, cioè nel senso non è una cosa, cioè tipo 2 settimane fa me ne sono andato via. Io sono già, quant'è? Sono 2 mesi praticamente che me ne sono andato da Dubai. Ora, il discorso... Da 2 mesi tu non sei più a Dubai, ok, notizia, quindi da 2 mesi tu non sei più a Dubai, non vivi più a Dubai. Assolutamente no, assolutamente no. Sono andato via 2 mesi fa, precisi 2 mesi fa, se volete vi allego il biglietto aereo. Quindi tu avevi già deciso di andare via, quindi diciamo, avevi già deciso, quindi non tornerai a Dubai? Io ho deciso di andare via, non so, 3-4 mesi fa, ok? Ma già era una cosa che piano piano maturava nel tempo e stava crescendo questa voglia di andarmi. Allora, io diciamo che io nasco a Lussemburgo, cioè io sono proprio nato a Lussemburgo. Sì, questo lo so. Sono cresciuto fra il Lussemburgo e l'Italia, cioè in Italia ho passato quei, non so, 6-7 anni, cioè al massimo, non mi ricordo esattamente quanti anni. E poi successivamente sono andato a Lussemburgo, ho incominciato l'università lì e poi ho un po' fatto ping pong con l'Italia, Italia-Lussemburgo. Ora, io perché sono andato a Dubai? Ovviamente per un discorso fiscale. Fiscale. Ok, sì. Un discorso fiscale e un discorso specialmente perché io tutte le persone che conoscevo, cioè che conoscevo, che vedevo online lì, dicevano guarda vieni qui che Dubai è fantastico, Dubai la vita è migliore, un po' un paradiso, viene descritto come un paradiso terrestre, insomma un paese dei balocchi, un paese dei balocchi. In effetti a primo impatto quando arrivi è un po' così, perché è un impatto, no, capito? Cioè immagina una persona europea, una persona di cultura, di storia, d'amore, cioè che va a Dubai, è scombussolato, cioè capito, non capisce più nulla perché vede tutto moderno, tutto patinato, capito, le ragazze, tutte truccate, cioè è un paese... Ma poi magari se ha un certo reddito, fa anche un certo tipo di vita, vive quella parte patinata di Dubai, ovviamente, no? No, allora il discorso è proprio quello, cioè che Dubai, diciamo che tutti mostrano, stentano, ma è ricco, cioè nel senso è ricco vero, i ricchi veri li ho trovati più in Italia, a Lussemburgo che a Dubai, cioè la ricchezza quella vera, cioè la gente che ha gli immobili, la gente che ha delle rendite, ad esempio, che ha, non so, 10 case sparse per il mondo che le affitta. Cioè, gente... A Dubai cosa ho visto? Ho visto soprattutto gente che ponzetta, gente che noleggia praticamente tutto e che mostra, ostenta tanto. Ok, che sta lì tanto ad ostentare, non fa altro che andare in giro per visibilità. Cioè, io ho visto gente folle che non è che fa tutto questo business con le catene d'oro, gli orologi finti. Cioè, è stata un po' una cosa... Che poi me ne sono accorto. Ma tu l'hai seguita, Luca? Cioè tu, jet privati, tutte ste sboronate. No, il jet privato era in Italia, cioè dalla Svizzera. Non stai andando in Svizzera. Sì, però dico, il lifestyle business tu l'hai proprio incarnato alla grande, cioè ti vendo il mio lifestyle, fai un sacco di soldi, in mese, 2 mesi, un corso nuovo definitivo, questa è una delle prime cose che ti si critica, no? Allora, sì, sono d'accordo, però tu devi partire dal principio, cioè nel senso io quando ho iniziato a vendere corsi, quando ero dentro una mansarda. Cioè io quando ho lanciato il mio primo corso, il primo corso totale, e se entri nel corso lo vedi perché senti le galline in giardino. Cioè senti proprio le galline in giardino. Hai fatto a Lussemburgo il tuo primo corso con le galline, diciamo. No, allora i stacks l'avevo fatto in Italia, stavo dentro stavo in affitto e pagavo all'incirca 350 euro al mese. Quindi ero praticamente dentro. Scusami Luca, ma tu come hai fatto i soldi? Perché insomma, i soldi li hai fatti, no? Allora. Se ci vediamo. Si confessa Luca Valori, come li ha fatti i soldi Luca Valori? Allora, diciamo che io sono partito da Istex, che era il corso, e prima di Istex c'è uno storico devastante, perché c'è uno storico che io ero arrivato all'incirca sui 50-60 mila euro al mese già dai network di Instagram e dall'e-commerce. Ok. Cambio in drop? Se parlano di quello che facevi in dropshipping? Oddio, non era proprio top, era e-commerce in private e gestivo anche persone che facevano e-commerce. E ho fatto anche gli esempi nel corso di Stacks, il primo in assoluto, dove mostravo dei risultati che quelle Facebook Ads portava a quell'attività, che erano delle attività di Roma, eccetera, eccetera. Ok, ma io nei miei corsi, cioè tu vedi già l'e-commerce che io gestivo, l'e-commerce che io facevo, erano in Magento, in WordPress, in PrestaShop, e all'interno delle mie dashboard mostravo anche le spese, le tasse. Se tu vedi le dashboard all'interno dei primissimi corsi... Cioè io ti credo, ma non le ho mai viste queste robe, ho sempre visto solo le dashboard dei guadagni. Nei tuoi, anche su Ecomax ci sono solo dei guadagni, amico mio. No,
no, perché non hai visto una dashboard di Magento con le tasse, i costi di spedizione? Ma prima forse, perché adesso non ci stanno. Se condivido lo schermo, non ci sono soltanto tasse, ci sono fatto dashboard. Tra l'altro, tu lo sai come la penso sulle dashboard di valore nullo, perché si possono truccare facilmente, ma non ci sono le tue spese. Un'altra cosa che io ti critico e vi critico è che voi parlate sempre solo di guadagni, non dite mai la mia quota. Ma sono dentro al corso, sono dentro al corso. Cioè, no, io addirittura... Grazie, dietro al corso ormai l'hai venduto, ma prima di venderlo devi dire. Non dopo che l'hai venduto, perché dopo che l'hai venduto... Ma scusa Germano, tu hai criticato per tutto questo tempo, perché non mostriamo le nostre spese, le tasse, tutto quanto, e poi entri nel corso e nel corso ci sono. Non ho capito, cioè io capisco, ci sono tantissima gente che è iniziata con l'e-commerce e non mostrava assolutamente un cazzo. Cioè neanche una dashboard, non c'era un cazzo di nulla. Ed era tutto fake, meglio di me. Allora, per me è proprio questo modo di vendere, Luca, è un modo che spesso va oltre il borderline, perché nel momento in cui tu mi fai delle tue dashboard, è un atto di fede che devo fare nei tuoi confronti, perché io non mi fai dell'e-commerce, mi porti live, io ti parlo della parte pre-sales. Poi dopo nel corso, come vuoi dire, Germano, nel corso poi dico che faccio vedere... Ma come fai a dire che la comunicazione è idonea, che non mostri nulla, e poi entri dentro al corso e li vedi? Cioè, sono d'accordo se tu lo comunichi in falso modo, dicendo che non hai... non dicendo i costi, non dicendo le tasse e tutto, e poi entri effettivamente, tu fai vedere slide. In tutta la comunicazione pre, è lì che c'è la pubblicità, in tutta la comunicazione pre, come se io ti dico, ok, guarda, ti vendo questo telefono, lo puoi usare con un click, poi me lo compro, dopo che l'ho comprato, ti do i soldi, dici, guarda, non è proprio così, devi installarlo, c'è meno 3 ore. Capisci che poi chi l'ha comprato pensando che capisse con un click si incazza. E questo sono perché anche questo è sbagliato. Cioè, nel senso, quando mai io ho detto, cioè, che i risultati, ad esempio, i risultati facili, quando mai io l'ho detti? I risultati facili? Vabbè, non c'è bisogno che te lo dici. Scusa, io mi trago solo un attimo, ragazzi, no. Non litigate tra voi nei commenti, tu non li vedi, non litigate, non flammate nei commenti. Ho già dovuto bannare uno che vendeva i corsi in privato, ragazzi, vendo i corsi in privato, vi banno subito, poi non litigate, concentratevi su quello che stiamo dicendo noi. Diverti. Allora, il discorso è un conto che ti dico, guarda, io ce l'ho fatta, puoi partire totalmente da zero, è un conto io che ti dico, puoi ottenere risultati facilmente, anche senza competenze, senza nulla, tu ottieni risultati. Cioè, sono ben diverse le due cose. Ma tu in quel prodotto digitale che avevi fatto col mio ex socio... Dopo un anno. Ok. Io è stato bloccato quel lancio perché le cose che dicevi o registrate erano cagate, nel senso che non erano assolutamente vere. Cioè, iperbanalizzavi e semplificavi il discorso. Ma per vendere, io ripeto, l'ho sempre detto, Luca, io non faccio moralismo o ipocrisia. Tu fai marketing, devi vendere, ok? Però la linea che c'è tra il marketing deve convincerti a comprare una cosa, no? E la linea che c'è è quella di un marketing invece tira-gira e fa pubblicità ingannevole, è demarcata. E c'è il codice al consumo, non Germano Milite che lo decide, perché non sono io che lo decido. È il codice al consumo che lo decide. Ma con te io volevo arrivare un po' nel vivo di questa diretta, no? Tu lo sai, la cosa che a me preme di più, di cui preme più parlare, è quella live dove tu sei intervenuto la settimana scorsa. Riassumiamo per chi se la fosse persa, poi la commentiamo insieme. Che tu nel tuo gruppo, e questo ovviamente tu non lo vuoi negare e non lo negherai anche perché sei intervenuto lì e mi chiedi la live, nel tuo gruppo ufficiale di Telegram hai condiviso il link di una landing page che poi è sparita dopo la mia live, e qui magari ci spieghi perché è sparita, e tu dicevi: ma io l'ho testato, non ho visto manco che era illegale, non me ne sono accorto, invece in realtà era, pure questo è abbastanza assurdo, no? Tu promuovi una cosa col tuo nome, dove tu sai il tuo nome è importante, a tuo nome nel tuo gruppo, e la landing è totalmente illegale. E l'altra cosa che volevo chiarire con te è che quella landing è effettivamente identica, proprio identica nei prezzi, nelle grafiche, a una landing promossa da tale Lamborghini, che tu mi dici ti hanno segnalato in tanti come un truffatore, poi Lamborghini non è qui, quindi anche lì poi se mi chiederà un confronto, ok, si farà. Però come mi spieghi perché la landing è sparita? Di chi era questa landing se non era tua? Chi era l'azienda che ce l'ha dietro? Allora io ti dico, innanzitutto tu mi fai il paragone della landing di questo Lamborghini con quell'agenzia. Tu parti dal presupposto che le landing di incrementi in Italia ne prendi 100, sono tutte uguali. Uguali, c'è proprio un plagio. Identiche, perché si copiano anche le recensioni.
cioè uno mette una recensione su 100 agenzie e le trovi identiche. Ok, ora il discorso qual è? Partiamo dal principio. Io questa cosa dell'agenzia, perché gli incrementi, partendo dal presupposto che questi incrementi sono legali, cioè tu lo vedi, ci sono aziende in Italia, totale. Domanda per te, Luca, che io ho tutti, molti due corsisti qua. In e-commerce si dice di fare copia e incolla delle posizioni di Shopify in modo da evitare di spendere soldi in avvocato. È Shopify che ti dà l'opportunità di farlo, te lo dice lui. Ok, fai copia e incolla. Vabbè, allora. Quindi andiamo contro Shopify. No, è giusto, andiamo contro Shopify. Shopify è un'azienda del cazzo, con avvocati del cazzo. Non c'entra questo, però il copia e incolla, ho capito che dici tu, dici quello, c'è la struttura. No, non hai capito, Germano. Tu metti la tua ragione sociale e Shopify ti fa creare i template legali. Te lo fa Shopify in base ai loro avvocati. No, certo, conosco Shopify, lo uso Shopify. Allora che non è così, nel senso che Shopify ti dice fill, riempi le pagine, terms and condition, le politiche di rimborso. Tra l'altro, tutti i corsi, ragazzi, questo ve lo ripeto, tutti i corsi digitali, Luca, mi dispiace, tutti i corsi digitali che vengono venduti senza rimborso, per essere totalmente compliant, tu saprai bene che se vai su Google e compri un abbonamento, prima di comprarlo c'è un flag che dice: caro Luca, sappi che se compri questo contenuto non te lo rimborsiamo, perché è un contenuto digitale. È borderline. La normativa cosa dice? Io ce l'ho la normativa, se vuoi te la leggo. La normativa europea, sì, la normativa europea, che è molto rigida, e capisco che è stata scritta da chi forse intende. Allora, stasera le normative ce le leggiamo tutte, perché io gli articoli ce l'ho e ho tutte le normative europee. Allora, la tassazione nessuno le legge. Per quanto riguarda i rapporti, nessuno le legge. Io su quello, figurati, stai lì. No, fin quando no, ma è una normativa vostra, cioè una normativa tua. Cioè, per quanto riguarda l'Europa, non mia. Cioè, non è, cioè, Dubai non c'entra nulla, io sono residente lì. Ma per quanto riguarda le normative, tu devi prendere l'Europa. Visto che parli di clienti, di rimborsi, e bisogna prendere le normative europee. Che tu vendi in Europa vendendo in Italia. Io mi chiedo, io ho letto tutto il gruppo Fuflix, okay? Non ce n'è uno che si è studiato le normative europee. Non ce n'è uno. Hai letto Grassano, forse ti sei perso l'avvocato Lorenzo Grassano. Germano. Se voi condividiamo quello che lui scrive. Sono d'accordo. Allora mi spieghi perché io ho fatto all'incirca 10 consulenze in Italia, che poi mi parli di truffatori, i truffatori reali sono questi. 10 consulenze. I consulenti, oltretutto, fanno anche le consulenze con i miei studenti. Mi spieghi perché se uno fa 10 consulenze, 20 consulenze con fiscalisti e commercialisti, tutti e 20 dicono cose diverse in Italia. Cioè tu dici ognuno ti dà un'informazione diversa su questa questione della legge europea. Non studiano, sono impreparati, sono ignoranti. Per non sbagliare, tu vedi un gigante che è Google, vedi come Google fa le cose e copi da Google, perché Google ha sicuramente, con tutto il rispetto che ho per te e per me. Non puoi, perché innanzitutto ci sono tantissimi articoli fake e quindi in base al tuo business tu dovresti essere come l'app. No, non hai capito, che vai su Google. Google, l'app di Google, Google Play, Google, la società Google, Google, la normativa, l'avvocato Lorenzo Grassano, che è il mio avvocato, quello che io interpello per questioni connesse, e ti dico che io, questa normativa così stringente, il commento che ho fatto a Lorenzo, ok, io accetto perché la normativa, non posso andare contro la normativa, no, poi faccio queste battaglie e vado contro la normativa. Però è una normativa che forse è stata scritta da chi non ha mai venduto nulla online, perché nel momento in cui io nel mio e-commerce dico che il rimborso non c'è nella pagina prodotto, nel aspetta, non passiamo all'e-commerce, tu stai passando a un altro discorso, la vendita di prodotti. Noi stiamo sulla vendita dei prodotti digitali, okay. Sono prodotti digitali, tutto quello che è click e download, ok? Quindi download, quindi che riguarda le app, gli abbonamenti, i videocorsi, tutto, perché come ti dicevo, vendo anche io prodotti digitali da anni, non da ieri. Poi ovviamente il prodotto digitale, io nei termini e condizioni specifico i termini e condizioni per quanto riguarda i rimborsi in anticipo. Sì, ma infatti quello che ti volevo dire è: poi c'è un ragazzo che tu hai rimborsato, io credo che tu sai anche chi è. Ma io magari l'ho rimborsato anche, cioè io magari l'ho rimborsato. Perché non volevi avere noie. No, è un altro discorso, perché io l'ho voluto rimborsare e volevo semplicemente fare il tracciamento di chi era questo e se veniva dal tuo gruppo.
Non ho capito, scusami, non ho sentito. Tu hai visto che io l'ho rimborsato? Io l'ho rimborsato. Sì, quello qua, proprio lo screenshot, Valori mi ha rimborsato. Quello è venuto nel tuo gruppo, ha fatto lo screenshot e te l'ha detto, veniva dal tuo gruppo. Ok? Sì. E oggi ti andrò a trattare anche la gente che mi arriva dal tuo gruppo. E ti andrò a fare anche dei esempi pratici di quello che scrivono. Cioè, No, all'interno del gruppo. Ah, io okay. Fammi un esempio, vai, partiamo. Ti lascio spazio. Puoi anche condividere lo schermo, eh? C'è la funzione share screen. Allora, se vuoi te lo mando via WhatsApp e lo condividete, paro. Sì, ok, bravo, sì, mandamelo lì. Ok. Il problema, Luca, che quello che ti si contesta è che i corsi che tu vendevi creavi un hype, questo te lo contesto anch'io, clamoroso come se fossero svolta vita, ma questo non è un problema tuo, son tutti così. Ma in realtà i corsi che vendevi erano corsi molto basic, Icomax, poi c'era il secondo corso che era ancora più svoltante del primo, che ti serviva, ripeto, roba... Mi spieghi una cosa, perché mi spieghi una cosa? Perché un corso basic è un tasso di successo così alto? Ma il successo di chi? Io non... Capisci? Ma cioè, tu la vedi la gente che fa le testimonianze, la gente che mi tagga? C'ha nome e cognome, può andarglielo a chiedere. E l'altra volta ho visto che c'è gente che, tu lo sai Luca, non ci piamo per il culo, che la gente che ti tagga è perché tu sei molto famoso, molto conosciuto, su Insta, molto seguito, okay. E io ti voglio pagare domani perché tu mi fai visibilità, okay. E si crea, scusami, poi okay. Finisco, poi ti lascio rispondere, si crea un altro bruttissimo fenomeno, e tu lo sai, di gente, ragazzini improvvisati che ti taggano, tu li riporti dicendo che sono tuoi studenti, questi si vengono le consulenze e fanno le consulenze a 100, 200, 300 euro, quando in realtà non sono mai stati tuoi consulenti, o addirittura hanno delle dashboard fake. Il problema delle dashboard fake, caro Luca, è una roba che voi dovete affrontare, perché ora che aspetta, è uscito fuori... Aspetta Germano, perché il discorso che tu mi stai trattando, se lo andiamo a trattare tutto quanto, io ho le consulenze registrate... Luca, guarda chi c'è. C'è Alessandro Lamburchini. Prendimi di quella pagina, era identica alla mia, copia e incolla. L'abbiamo detto, Alessandro. Però Luca, scusami, se no andiamo in cacciara, non mi hai risposto, ma chi c'era dietro quell'agenzia? Di chi era questa agenzia? Allora, l'agenzia non era mia, ok? Io semplicemente ho visto, è entrato anche Lamborghini, top, fantastico, così entrano anche... È entrato anche lui, un macello, stasera siamo 300 live, ci sono 290 persone. Cioè, fantastico, perché io ricevevo... quotidianamente segnalazioni di gente che veniva truffata da fornitori, cioè okay, pagavano quindi... ma non ricevevano poi il servizio, okay, cioè ti spiego come funziona un po' il business. Allora c'è una persona che fa un'agenzia in genere in abbonamento. Sì, adesso va tantissimo questa roba, adesso è mai in abbonamento. Sì, tu lo fai da anni tu, no? Sì, l'ho studiato un anno più o meno. Va tantissimo, lo sai perché? Perché è un servizio che funziona e ti porta attraverso giveaway che non sono illegali. Cioè, vengono fatti da calciatori, attori, VIP, qualsiasi persona fa giveaway. Dipende da come li fai, certo. Esatto, e ti fanno i follower, ok? Semplicemente, lo fanno praticamente tutti. È un servizio che funziona perché ci sono tipo dei round, ok? Tipo, ad esempio, tu compri 200 follower italiani, loro ti mettono in un round, quando raggiungi i 200 follower ti tolgono e mettono il prossimo. Ok, funziona. Ma anche perché okay. è l'unico modo un po' più veloce per crescere, perché sennò oggi che ci si fa è più difficile. Esatto, non caso io dopo qualche ora, diciamo no, 12 ore, ho aggiornato la landing page, ho messo un'azienda italiana, verificata, con la partita IVA e tutto quanto, che è anche un nostro fornitore. Ma perché non l'hai fatto prima? Mi spieghi, ci spieghi che tutti ci vediamo. Ah, poi un'altra domanda per te cattiva, preparati che è cattiva, perché è cattiva. Questa chiamano... Luca, ma è legale vendere i temi Shopify che tu vendi nel tuo corso? Allora, i temi Shopify sì, vengono venduti, ma sono temi che abbiamo ritoccato noi e abbiamo fatto rivedere da tutti i programmatori. Sono personalizzati, dici, non sono temi Shopify che tu rivendi, sono customizzati, questo lo puoi nel caso dimostrare, questa roba sì. Qua. Okay. Quindi vedi, una domanda cattiva, ma ha fatto gioco. Ma quindi, voglio capire, perché hai condiviso quel link? Io non riesco a capire. Cioè, allora, ti dico... Sì, ok, io sono d'accordo, cioè sono d'accordo che... Dai, lo puoi dire che hai fatto una cazzata, dai. No, Germano, perché io ho tutto documentato, cioè io ho tutto documentato. Quella è semplicemente una delle tante agenzie che noi abbiamo testato, perché ne abbiamo testate tante, e cioè il pagamento di quando l'ho fatta, di quando l'ho testata. Ce lo fai vedere stasera, ce lo fai vedere, Luca?
Sì, perché il sito è nato il 5 di gennaio e tu l'hai promosso il 6, magari l'hai provato il giorno prima per il giorno dopo, ma in un giorno riesci già a avere... Prima Germano, voi avete parlato di truffa su una cosa che non c'entra assolutamente. No, perché tu attraverso la tua community è partita la parola truffa. È partita così l'inchiesta, no? Giusto? Nessuna truffa, io parlo che era illegale quella pagina e no, poi tu mi hai detto... Da dove sei partito? Spiegaci da dove sei partito. In che senso? Ma quando questo? Di qua? Quando sei... Perché io parlo di te da 6 mesi, quindi spiegami quando. No, con l'inchiesta, il 6 gennaio, da dove sei partito? Allora, io inchieste su di te, tu lo sai, non ho mai fatto, ho scritto un paio di post, ma inchieste come quelle che ho fatto su Buoncosentino. No, Germano, non scappare Germano, ti sto parlando dell'agenzia. Quando sei partito? Da dove sei partito? Io sono partito dalla segnalazione sul gruppo che mi hanno detto, ragazzi, occhio, perché ora ho capito, sì, occhio perché questa pagina è una truffa. Truffa, valori Luca, diffamazione. Ma l'hai condivisa tu, amico mio, l'hai condivisa tu, diffamazione, l'hai condivisa tu quella landing. Allora anche il fornitore, allora guarda, scusa Germano, tutti i dropshipper che tu consigli americani che condividono link in affiliati tipo... Perché è sparita la landing, Luca? Perché è sparita? San Germain, tutti i link che truffano poi perché non spediscono i prodotti, sono tutti truffatori, tutto il mondo è truffatore. Se non spediscono i truffatori, certo. Ok, allora San Germain è un truffatore. Perché San Germain che ha fatto? Pubblica tutti i link affiliati dove guadagna, al contrario mio che non era un mio link dove neanche un link affiliato. Tu non guadagnavi quella cosa. No, non era un... lo vedi, perché il link... Sì, no, è chiaro che non era un link affiliato, è un URL. Ad esempio, piattaforme che consigliano, ad esempio, Saint Germain e questi dove sono affiliati e non gli interessa un cazzo della compliance, se truffano, non gli frega un cazzo, gli frega assolutamente solo delle commissioni che poi fanno degli abbonamenti. Okay. Ma anche sbagliato, non ho ricevuto alcuni prodotti da quelle piattaforme. Truffa reale, che hai consigliato tu, Germano? Ok, io non ho fatto io materialmente la truffa, ma come minimo ho fatto una figura di merda perché ho consigliato uno che fa truffe, okay. Cioè non devi scappare da questa roba. Ok. No, poi è sparita. Perché quel sito sparito non c'è più? Aspetta, ti invio le prove, Germano, su WhatsApp. Okay. Perché ti piacciono tanto, per Dio. Certo. Poi ti invio anche screen di gente che si è che ha comprato da quel servizio, perché ovviamente l'ho pubblicizzato, a me mi hanno scritto, senti Luca, ma l'hai tolto? Io cazzo ho comprato, ma è una truffa. Quindi capito, l'ho tolto perché io la notte stessa li ho contattati ed è sparito, ok? E io anche ho acquistato da loro, cioè io ho l'email e tutto quanto. Quindi tu hai anche la fattura che ti hanno fatto con la... Praticamente tutto, e anche la gente che mi scrive, Luca, ma tu l'hai tolto, ma effettivamente è una truffa? Io ho detto, guarda, aggiornami perché c'è Germano che sta facendo un polverone su sta roba, dimmi un po' com'è, cioè aggiornami. Scusami, ma se mi segnalano una roba, Luca, io apro la pagina illegale, non ci sono... Quando a te ti segnalano qualcosa, tu chiami Luca Valore l'interpellato e dici, senti, mi aggiorni, no, che roba non funziona così. Lo so che voi non sapete, ma non funziona così. Io devo chiedere il permesso per andare in live. Se io ho una... Puttana, aspetti qualcuno che ti... Puttana, io non puttano. Okay, no, okay. Puttana, non alzo un puttano. Se io ti spiego come funziona il giornalismo, sono le basi. Allora, se a me mi segnalano una cosa, ok, che è schiacciante, cioè il tuo gruppo ufficiale condivide il link a una pagina che non ha riferimenti all'azienda. Non c'è bisogno che dico, ah Luca, ciao, scusami, perdonami, non ti vorrei disturbare, non sia mai. Ma che cosa succede? Un messaggio WhatsApp. No, non ti voglio dire. Non c'è neanche il tuo numero. Io il tuo numero lo sai, me l'hai dato tu ieri, non c'è quel tuo numero. Okay. Tu devi anche contattare. Ma comunque non è che io devo contattarli per chiedere il permesso di parlare delle cose, non funziona così. Io rivelo, cioè vengo, è chiaro che, e ti assicuro Luca, io sto molto attento perché, e ho dimostrato stasera in tante occasioni, a me non piace sputtanare la gente a caso, anche perché se io ti sputtano a caso, io lo faccio una volta, due volte, poi ci faccio una brutta... Io condivido le cose che tu... Allora Germano, se io discuto, te l'ho ripetuto prima, perché stimo una persona, apprezzo un po' il lavoro che fa, altrimenti neanche ci parlo. Luca, mi puoi anche non stimare, è tuo diritto a non stimarmi, apprezzo che tu sia qui, hai avuto il coraggio, dicevo, io non so se più coraggio in coscienza di confrontarti, questo è oggettivo, voglio dire, è un merito oggettivo perché ti sei messo in gioco e hai voluto rispondere, a differenza di altri che neanche mi nominano, dicono qualcuno ha intervistato Tizio, manco fanno il mio nome, che hanno paura di fare il mio nome. Quindi questo io te lo riconosco all'inizio. Però resta, quindi chiudiamo questa questione, perché sennò faremo tutta la sera solo di questo. Mi mandi le prove della fattura che ti è stata fatta adesso su WhatsApp, così magari le condividiamo se vuoi.
dove tu mi dimostri che hai comprato un servizio da questa agenzia. Yeah. È un po' una prova strana, perché sai qual è il problema, Luca? Che sito, è una prova strana, mi compro da solo. No, non ti compri da solo, è che su quel sito non c'erano i nomi dell'azienda, quindi tu puoi mettermi la fattura di qualsiasi azienda, perché ma la mail loro che tu mi hai citato, cazzo, mi è arrivata. Se vediamola, bisogna vedere la fattura come è fatta. No, è una mail. Ma perché l'hanno messa giù? Scusami, invece di mettere i dati aziendali, questo mi sfugge. Secondo te te l'hanno detto? Allora, aspetta un attimo. Allora, questa è la mail che gli ho fatto il giovedì 7 gennaio, esattamente all'1:43, 6 giorni fa. Ok, proprio dopo la nostra live, diciamo. Ok, te la mando. E poi ti mando la fattura che io ho ricevuto 6 ore prima, all'incirca. Aspetta che ti trovo l'orario esatto. Ti hanno spiegato perché hanno buttato giù il sito? No, io gli ho inviato una mail, gli ho detto: guarda, Germano vi sta facendo un'inchiesta, si è alzato un polverone online, fornite dati societari. Perché il servizio a me è arrivato. Perché il servizio è arrivato il servizio. Quindi ok, nell'arco di 2 ore. Correggimi se dico una cosa non esatta. È andata così. Tu hai testato questo servizio di un sito che è stato messo online il 5 gennaio. Ti sei trovato bene, l'hai pagato e l'hai consigliato, senza vedere se sul sito c'erano le privacy policy. Ok, l'hai consigliato. A me arrivano sempre segnalazioni di gente che paga, non gli arriva mai un cazzo di nulla. E sono sempre truffate da siti. Sempre truffate da siti. Allora ho detto, sai che faccio? Ne comincio a testare, cazzo, se mi arrivano vuol dire che la gente... Ma neanche ho visto che era aperta da un... Quella è mia colpa, eh? Cioè, quella è stata una mia colpa. Infatti l'ho messo anche... Questo sto dicendo, è stata una tua, diciamo... leggerezza, diciamola così, no? Superficialità nel consigliare la cosa, e il fatto che Lamborghini accusi che gliel'abbiano copiato, dice: io non ne so niente perché l'azienda non era la mia. Ma io il fatto è quello, cioè tu ti rendi conto che è una comunicazione falsa, perché tutto è partito da Lamborghini, e ho rivisto anche il tuo post che hai fatto dentro al tuo gruppo Fuflix. Lamborghini afferma che sono stati tutti truffati, ha ricevuto una marea di messaggi che ha truffato da questa agenzia di clienti ed è stata creata un giorno. Ma com'è possibile? Appunto. Allora, aspetta, adesso condividiamo per trasparenza queste cose, ok? Le condividiamo una volta. Faceva concorrenza a lui, magari. Perché lui poi dice: questa cosa è copiata da me, uguale. Però tu dici: io non lo so, perché ho comprato un servizio, non avevo fatto una comparazione con quello. Chiesto Lamborghini, tu dici, no? Dici tu, io non sono manco chiesto Lamborghini. Allora, io vi leggo, adesso vi condivido. Attenzione, io so che Lamborghini mi ha attaccato svariate volte, c'ho tutto registrato, cioè Lamborghini so chi è uno. Quindi che ti ha attaccato anche Lamborghini? Ti ha attaccato? Ma Lamborghini, c'ho almeno 10-20 segnalazioni dentro al mio gruppo Instax, che mi ha chiesto una volta, dico: senti Luca, stanno dicendo questo nel tuo gruppo. Ho detto: senti Lamborghini, io no, come si chiama? Alessandro dice: ma chi te l'ha mandato quel sito che tu hai condiviso? Lo puoi dire? Te lo ricordi? Come l'hai scoperto? L'hai trovato su Google? Sì, ho trovato. Ha bisogno di visibilità, e quindi nomini anche il nome un po' più... Vabbè, lasciamo perdere, a parte i trend. Ci confondiamo se andiamo a vedere i commenti. Allora, il discorso qual è? Io ho ricevuto le segnalazioni da Lamborghini, cioè soprattutto Lamborghini, se ci sono anche... Segnalazioni che intendi, Luca? Attenzione, che Alessandro è qui, cioè che ti dicono: guarda, ho pagato ma non mi è arrivato niente, ho pagato per gli incrementi ma non mi è arrivato nulla. Allora ragazzi, sto avendo problemi con Lamborghini Agency, pagato ma dopo i primi 100 gli incrementi si bloccano, purtroppo servizio che, e poi non lo so, ti posso dare l'accesso, puoi entrare e vedere. Un altro, a segnalarvi questo personaggio Alessandro Lamborghini che tanto si propone online come un esperto, consulente in ambito e mi ha truffato. Un'altra persona che si è presentata come un assistente Lamborghini e mi ha intimato di rimuovere i post che avevo fatto in questi gruppi, minacciandomi. Aspetta. Da 500 da Alessandro Lumbieri, Lamborghini Agency, incremento non completato e nessuna risposta dalla mia richiesta di risarcimento. Questo addirittura gli inviava le foto che stava davanti alla polizia. Cioè, robe folli. Ok? Aspetta, dall'agenzia, quella che sta pubblicizzata dal canale Telegram, io ti posso inviare anche uno screen record, magari vedilo te perché c'è il nome della persona. Ok, di una persona. No, io voglio condividere un attimo solo, aspetta, io condividere un attimo questo. Allora ragazzi, questa è la mail che Luca ha inviato a info, quella mail che effettivamente c'era, me lo ricordo bene, ma il video è lì, dove scrive quello che leggete, insomma, no? Mi chiamo Luca Valori, vorrei avere tempestivamente i vostri dati societari, visto che è avvenuta una discrepanza, non so che intendevi, online, per quanto riguarda i vostri termini e condizioni online. Sul gruppo di Germano Media, su Facebook, stanno facendo dei post contro di voi, in realtà era sul mio profilo personale. Spero che cambiate la situazione ed agire. Grazie. Dopo questa tua email... Questa l'ho chiamata.
No, questa mail non mi hanno risposto e la mattina dopo è sparito il sito e io l'ho eliminato sul gruppo. E la mail l'ho inviata anche dalla mia mail ufficiale term@valoriducainternational.com, cioè, perché tanto, cioè, non l'ho inviata da dove ho comprato, cioè da dove la mia assistente ha comprato. Ho inviato la mail dalla mail ufficiale aziendale. Okay, ho detto, ma li vedono, che cazzo ne so. Ma ti hanno risposto loro? Hai avuto segni di vita? Non sai chi sono? Non so ma chi hai, sono. Scusami, hai i dati societari di questa azienda? Ma Germano, ma se la landing page non è mia e non c'è dati societari, ma che c'entro io? C'ho no, anche, la mail di acquisto che non hai fatto vedere, falla vedere, la mail d'acquisto. Cioè la mail che mi è arrivata d'acquisto. Sì, aspetta. Non la voglio scaricare. Eccola qua, ok, aspetta. Vabbè, oddio, la mail d'acquisto mo la faccio vedere, ma... Insomma, ha un valore, non lo so, è una mail che non è una fattura e non ci sono i dati societari. Eccola, a me mi è arrivato questo più il servizio, io ho provato a vedere, a controllare, che poi la mail loro, cioè la mail loro è da ClickFunnel. Cioè, a quanto pare. Infatti un no reply, vedi, notification ClickFunnel, quindi questa è un'email automatica che loro hanno mandato. Però, scusami, io mi chiedo, ma prima la mail automatica è prima che tu hai fatto l'inchiesta? Ah no, certo, è normale, tu compri automatizzata, ma quindi non hai avuto i dati societari loro, non li hai mai avuti, non sai chi sono, hai comprato il servizio ma non sai chi sono, c'è manco una fattura di quello. Ma io ho avuto l'email che ti ho screenshotato, ma io neanche l'avevo vista l'email, cioè neanche mi interessava, perché tipo era, quanto era, 9,99 euro, ho detto, sti cazzi, proviamo sto servizio e lo diamo alla comunità, esattamente come il fornitore, quello di dropshipping, che ho testato, abbiamo venduto all'incirca, non so, 600 prodotti, dei loro prodotti. Anche lì vuoi non vuoi, ho condiviso il fornitore, schioppato, cioè andato. Però quella mail, Luca, quella mail è una mail di conferma ordine che non vale niente, nel senso che non è un documento fiscale, non è una fattura, e conferma semmai che questa gente lavora senza dati societari, quindi è gente poco seria. A me non è dato quello, cioè, ma che cazzo ne so io, c'è anche tu che hai fatto l'interpreto, Luca ci fornirà, cioè Luca ci fornirà i dati, ma che cazzo sono io, la polizia, la finanza, ma che cazzo ne so io? No, ma infatti, ripeto, io avrei risposto al posto tuo, ragazzi, ma ti posso dire una cosa, però nel momento, io capisco, tu dici l'hai comprato, mi è arrivata la mail di ordinazione, fine, io, tu non gli hai neanche richiesto una fattura, quindi non sei stato interessato a fatturarli questi. Ti sto inviando un altro video che c'è il nome, quindi non lo pubblicare, leggilo, però leggi tutta la chat. Di una persona che mi ha scritto successivamente, mi ha detto, che poi può anche contattare, non me ne importa assolutamente nulla, che mi ha scritto, senti Luca, ho visto che tu hai messo il link e poi l'hai tolto il giorno dopo. Ma che è successo? Una truffa? Gli ho detto, guarda, nel polverone non lo so che cazzo è, però aggiornami perché mi interessa. Ok? E poi mi ha detto che il servizio è arrivato. Ok. Vabbè. E te la so. Quindi, vabbè, questa cosa si è risolta così, nel senso che tu hai acquistato questa agenzia che poi in seguito al polverone ha preferito sparire nel nulla, quindi non farsi più vedere, praticamente non fare più affari. E magari era pure uno che era all'inizio un fornitore, cioè non lo so chi cazzo era, ma che ne so io. Sicuramente ha visto la mail, non lo so, cioè, o ha visto all'interno del tuo gruppo e non lo so che ha fatto. Il discorso qual è? Che il servizio l'ho erogato, cioè io non ho ricevuto nessuna cosa di truffa, cioè quindi l'inchiesta partita dal tuo gruppo di truffa è falsa. Ma in realtà non è un'inchiesta di truffa, perché diciamo cagate, cioè quello è un post pubblicato da un ragazzo nel gruppo al quale, se tu vedi, ho anche risposto, ho detto, ragazzi, se vedi ci sono i commenti, non ho modificato niente. Lui ha detto, mi dicono che è una truffa. Quando la gente dice mi dicono che è una truffa, ragazzi, non significa niente. Che vuol dire no, mi dicono che è una truffa? Ora ho analizzato la lente. Rileggi testualmente quel posto. Aspetta che vado a prendere. Scusate ragazzi, per te, cioè qualcuno dice gestite i commenti, non vi dissete. Amico mio, io non ho la regia. Se avessi la regia e gli occhi da tutte le parti, potrei gestire anche i commenti contemporaneamente senza interrompere. Vi chiedo, non litigate tra voi, non flemmate, perché tanto poi i commenti li banno, li tolgo, quindi... Allora, un secondo che non lo trovo quel post. In realtà io l'avevo anche preso. Eccolo qua, trovato. Aspetta che adesso vai. Condivido. Allora, aspetta e condivido.
dovesse vedere tutti, no? Attenzione ragazzi, questo gruppo su Telegram non so se è di valori o qualcuno che sta sfruttando lui e il suo nome, quindi addirittura Federico, che non ti ha in simpatia, lo vediamo, ma truffa ne basta, occhio. Ovviamente questa cosa così da sola significa niente, tant'è perché che truffa hai ricevuto? Vedi, sullo stesso gruppo la gente si interroga, a titolo informativo su questo gruppo, quindi chiedono, no? Poi vabbè, si è sviluppata tutta la discussione qua che ci sta con, No, ma io dico, no, cioè scusate, che cioè invece di fare affermazioni, prendete il caso, Lamborghini ha messo sulle storie questa agenzia truffa, ma perché l'ho studiato? Sì, infatti, infatti non è che è uscito sul gruppo mio, qui è diverso. Io mi chiedo, questi clienti truffati, ma chi sono? Infatti, quando qualcuno mi dice ho visto la truffa, c'è una truffa, io dico sempre, ragazzi, il termine truffa lo deve usare un giudice, o se avete prove schiaccianti. Due, quando mi dite ma truffato, mi dovete spiegare come, perché e quando. Certo. Però vedi, come vedi, su quel gruppo, Federico, che ti ha anche criticato più volte e ha denunciato il fatto che tu banni sui gruppi vari chi si lamenta, no? E tu questo anche lo sai, sono sicuro che l'avevi preparato, perché ci sono vari post su questo. Certo. Però vedi, nonostante lui non ti avesse in simpatia, ha detto non so se qualcuno sta usando il suo nome. Quindi non ha dato per scontato che fossi tu nel messaggio che ho letto. Okay. Allora, il discorso è questo. Innanzitutto, cioè, io ho sbagliato, nel senso, mea culpa se non ho visto se quello aveva i termini e condizioni e la ragione sociale. Ho sbagliato lì. Ma infatti io non metterò più un fornitore. Ho testato anche con il dropshipping, un fornitore testato da me. Non sta in piedi perché in Italia non sono organizzati. Cioè io gli ho mandato... Mi rischia di fare brutte figure. Oddio, anche indirettamente, perché... Indirettamente, no? Dici, me l'hai consigliato tu. Tu immagina un fornitore che fino ad oggi, cioè magari ha gestito me e altre 50 persone che mi ha spedito 500-600 prodotti, immagina gli arrivano 1000 chat WhatsApp di richieste di prodotti, di dropshipping, COD, pagamento alla consegna, eccetera. Quello, ti giuro, a me mi ha scritto il fornitore, mi ha detto Luca basta, fai finta che non hai detto nulla, cioè non fare il mio nome. Cioè per un fornitore anche che funzionava bene. Perché aspetta, che Alessandro ti ha risposto. Alessandro scrive, se scrivono a me che mi hanno truffato, io ovviamente per far evitare le persone da... Ragazzi, l'italiano esatto, io non capisco. Esatto. Allora Alessandro, fai una cosa, visto che ti hanno scritto che quell'agenzia... Io non me ne frega un capito lui che dice, ora ho capito, ok, dice, mi hanno detto che truffa, io l'ho scritto nelle storie, però devi verificare. Bene, allora. Facciamo questa cosa qui per verificare, documentare, perché a me piace documentare. Ok, non so Alessandro cosa faccia, o anche quelli sul gruppo, perché non documentano. Cioè non è che mettono magari evasione IVA e mettono l'articolo, non mettono un cazzo, cioè aprono la bocca e danno aria. Ora sì. Alessandro, se ti hanno scritto che ti hanno truffato, mettici le chat... Della truffa. Che della truffa. Le prove, diciamo. Mandale a Germano, manda le chat a Germano dell'agenzia che ha truffato. Ma intere... E quella dalla quale tu decidi di aver comprato invece di esserti trovato bene. Ma anche altra gente, perché io ovviamente da quando ho postato il link, io non lo so quanta gente abbia comprato, però qualcuno mi ha scritto. E chi mi ha scritto, come detto, ti ho inviato il video, ti è arrivato? Sì, mi è arrivato. Leggilo. Aspetta, un video di 9 secondi, vabbè. Una chat? Sì, ti ho fatto lo screen record, paro. Sì, ok. Il servizio gli è arrivato. Ora dimmi, Alessandro, si chiama Alessandro Lamborghini, metti le prove documentate della gente che è stata truffata. Si contatta e dico, mandami la prova d'acquisto e dimmi come ti hanno truffato. No, ma sono d'accordo su questo. Io se prima dico sempre. Cioè, invece di fare l'inchiesta su di me, infondata, perché se dobbiamo andare a fare il quadro generale, io te l'ho detto anche a te, Germano, quando pubblicizzi un dropship perché... effettivamente c'ha dei link in affiliazioni che truffano e hanno truffato anche i miei studenti, ok, piattaforme di logistica, di drop, a quel punto è una truffa. Però Giuseppe Lorenzo dice, ma tu quando hai comprato questo servizio da questa agenzia? Il giorno stesso che l'hanno messo online? Perché guarda che risulta che il sito è stato messo online l'ho comprato lo stesso giorno in cui l'ho pubblicato, al momento che ho finito di ricevere il servizio. Esattamente come il drop, come il fornitore in drop. Cioè tu quindi l'hai comprato prima del 5 gennaio?
No, ti ripeto, Germano, io l'ho comprato prima e ho ricevuto il servizio prima di postarlo all'interno del gruppo. Ah, Tommaso, perdonami, ma perché scrivi ste cazzate? Allora, non è che si deve giustificare con me. Cioè, qua parliamo, poi vi mancano proprio le basi di una marea di cose. No? Allora, qui parliamo di personaggi pubblici che fanno pubblicità. Io non ho visto che ha scritto. Ha scritto, scusami. Oggettivamente fa ridere che si debba giustificare. Non è che si deve giustificare a me, perché l'unica cosa che non sono giudice. Scusa, Germano, rispondo io. Quanta fuffa, eccone un altro. Quanta fuffa ha detto? No, è stato un errore, perché volevo togliere il suo e è comparso. Ma documenta la tua tesi. Cioè, capito? Tutta la gente dice... Allora, ti dico, lì ci sta, perché dice, vabbè, tu non ci hai saputo spiegare sto fatto del 5, che il 5 è stato messo online in sito, tu avevi già comprato. È come se io ti dico, il corso mio me lo compro da solo. È come se dici, Germano Milite, la sua consulenza se l'acquista da sola. Ma che infatti senso... la mail è del 6 gennaio, cioè tu questo corso, questa cosa l'hai comprata il 6 gennaio, la mail di ordine che tu mi hai condiviso e che ho condiviso prima è data da 6 gennaio, quindi il giorno stesso che tu hai condiviso quel coso. Quindi come fai a dire che si è trovato bene? Perché hai avuto un incremento istantaneo? Appena l'hai comprato? Subito, entro 2 ore io ho ricevuto l'incremento, che non puoi documentare perché i follower li vedi... Vabbè. Sui 20 minuti e poi, cioè io di follower ne ricevo, a parte che adesso c'è un fenomeno di merda che io odio, cioè la gente sta acquistando follower, questi sono quelli di Dubai, cioè sono quelli di Dubai che a me fa incazzare, cioè fa veramente incazzare e sto spendendo 5.000 euro al mese per risolvere questa cosa qui. Sicuro quelli di Dubai perché sono andato per esclusione, cioè la gente sta acquistando i follower fake ai competitor di che? Non lo so, follower fake russi, che ho dovuto mettere il profilo privato, assumere un'agenzia per eliminarli, cioè, ma tutti stanno arrivando. Beh, questo purtroppo è un fenomeno che in tanti mi hanno segnalato e si sta diffondendo sempre più, e secondo me è grave quasi quanto quello, come ti dicevo, e tu lo sai, lo ammesso, perché sei stato superficiale anche lì, di gente che ti tagga per vantarsi dei risultati sul drop e tu li prendi così senza verificare che sono tuoi studenti. Germano, il discorso di quelli che mi taggano. E tu sai di chi parliamo poi alla fine? È il discorso che se io ti faccio vedere, io ho tutto registrato, ho anche le consulenze, c'è gente in consulenza, ok? Io so esattamente la gente, posso ripercorrere tutto lo storico dei studenti più promettenti dall'anno scorso che oggigiorno hanno un'azienda. E tu dici che ne hai migliaia, no? Di studenti di successo, ne hai tanti proprio. Di successo, migliaia no, dai. Che hanno un'azienda in Italia, tutto quanto, come piace a te. Che ti va tantissimo, no, ma per me va bene anche se è un'azienda a Dubai, lo chiariamo, a me mi frega niente, no, a te non va bene, cazzo, ti vanti sempre di che paghi le tasse in Italia, non so perché, ce lo dovrai spiegare. Sono più bravo di chi non paga le tasse, questo è ovvio, però al di là di questo, ecco Germano, tu hai fatto un'altra affermazione, di chi non paga le tasse, spiegami questa affermazione. Di chi è in una zona di un paradiso fiscale tax free, è legale, mica è illegale, però è una zona in tax free dove No, aspetta Germano, tu hai fatto un'affermazione di chi non paga le tasse. Sì, non paga le tasse. Io le tasse le pago. Le pago a Dubai che sono esentasse. E quindi, rispetto a me che sono in Italia, non le paghi. Cioè, tu vendi a italiani, ok? Perché tu vendi italiani, il tuo target sono italiani. Io non vendo italiani. Non tutti italiani perché sono anche nel mercato francese e nel mercato USA. Questo mi interessa. Quanti clienti hai nel mercato francese, nel mercato americano? Anche se qui, vabbè, sono numeri che ci dai tu. Ovviamente la minoranza, perché la maggioranza sono in Italia. Cioè, il grosso sta in... Cioè, dipende, questo per i corsi. Vai Bufale, dice, vuole fare un fact check sul sito. Comunque, per l'Italia, il grosso sono in Italia. Quindi io pago le tasse, non per quanto riguarda i percorsi formativi e le consulenze. Quindi la roba digitale è specialmente in Italia. È specialmente, ma si vede perché le tue ads sono, insomma, se uno va sull'Ads Library, voglio dire, sono in Italia. Certo. Quindi quando dico io pago le tasse, non perché tu sei evasore, è perché rispetto a te vendiamo tutte e due a italiani, solo che io pago le tasse in Italia e tu no. Ma non è che fai tifo. Germano, tu sei partito con il dire tu non paghi le tasse. No, metta sta cosa, dai, non mi fa dire. Non, ma te la ribadirei. Ma lo dici sempre. Allora aspetta, ti spiego, perché qui non puoi far finta di non capire. Io ti dico che se tu vendi a un ragazzino italiano, ok, il tuo sogno dubaino, e tu sei stato bravo, sei andato a Dubai. Ma che c'entra il sogno con le tasse? Che c'entra il sogno dubaino? Perché tu fai vedere i guadagni che stai facendo a Dubai
dove c'è un regime tassativo. Ma non c'entra nulla, ma non c'entra nulla, non c'entra nulla, Germano. Tu stai parlando delle tasse del lifestyle, ma cosa c'entrano? Cioè, fra le due cose. No, ma sto parlando che tu, nel momento in cui condividi le dashboard con i guadagni, la vita che fai, la vita la stai facendo lì. Il ragazzino di 15 anni, 16 anni, tu sai, è anche minorenni, ma ripeto, questa è una tua colpa. Non puoi scappare così dai discorsi, Germano, non puoi, perché se tu fai un'affermazione, stai su un discorso, non puoi attaccarti a quell'altro. Ora, facciamo un discorso sulla tassazione e facciamo un discorso su Dubai, sul lifestyle. Sono due cose, due discorsi completamente separati. O sbaglio? Discorsi. Ma nel momento in cui tu mi accusi di accusarti di non pagare le tasse, io ti dico no, non è quello il problema. Il problema è che se nel messaggio... Lo dici sempre, Mano, lo affermi sempre. Io dico che è più facile lì partire, lì fare business perché non paghi le tasse, è oggettivo. No, stai cambiando la cosa. Allora, dimmi quando l'ho detta sta roba, non è che mi mangio quello che dico. Cioè, ma in informazioni anche, ad esempio, gli altri. Allora, le principali accuse, allora, quelli non pagano le tasse, sono evasori e non evadono l'IVA. Ti sfido a trovarmi una live o un commento dove ho scritto questo. Chi ha evaso l'IVA in Italia, quello sì. Ma evaso l'IVA in Italia? Cosa vuol dire questo? Te la sei letta la normativa europea? Se tu sei residente in Italia, amico mio, e le tasse le devi pagare in Italia, Germano, ma chi cazzo è residente in Italia? Ma me lo spieghi? Allora, quando io ho fatto, tu ti stai riferendo all'inchiesta che ho fatto su un personaggio che ora vive a Dubai. Quando io ho fatto l'inchiesta e ho visto che c'era un'evasione di IVA, o meglio, un'elusione di IVA, perché l'IVA... Allora, Luca, perdonami, io sono sicuro di Germano, lo sai qual è la differenza? Allora, io ti spiego un attimo una cosa. La differenza tra me... che io poi non sono un guru, cioè nel senso a me dei corsi, ma cioè nel senso la gente pensa che io mi attaccano sui corsi, a differenza degli altri guru che guadagnano solo sui corsi, ma lo vedi anche dal mio marketplace, dall'e-commerce che c'ho in piedi, dai tuoi ex soci, cioè collaboratori che ti dicono guarda Luca li puoi commentare la comunicazione, ma i risultati con l'e-commerce li ha, da tu, o sbaglio? No, non so chi sei, io non li ho tirati in mezzo, stai dicendo tu. No, ma non te l'hanno mai detto. No, ma qualcuno non ti ha mai detto non puoi commentare la comunicazione, ma i risultati con puoi commentare la comunicazione? No, veramente l'hai visto sul gruppo, c'è anche gente che si lamenta della qualità dei corsi, ma tu lo sai, Luca, io non mi appassiono sulla qualità dei corsi. No, vabbè. Okay. Che può dire che fa schifo il tuo corso, di che parliamo? Cioè... Ma Germano, io sono d'accordissimo. Infatti ti leggerò anche delle persone che si lamentano del corso. Te le leggerò e sarà voi poi valutare. Ma io sai, non mi infango mai in sta roba perché non riusciamo mai. Allora io ti dico solo questo: quando qualcuno deve parlare della fiscalità e dell'IVA, deve documentarsi, sì, deve andarsi a leggere le normative europee. Quando è che tu hai accusato di non pagare l'IVA o di essere un evasore a te? Ma lo dite tutti, evade l'IVA. Sì, che me ne frega, io non so tutti, cazzo mi frega quello di noi altri. Ma tu responsabili, come dici te, mia comunità. Ma io sono responsabile, cioè io sono responsabile se uno commenta sotto Germano, Germano tu live, no, tu live. Germano, però scusa, tu live, cioè, mi hai detto, mi hai confermato, mi hai detto tu evadi le tasse, cioè tu non paghi le tasse? No, ho detto tu e l'IVA da Dubai viene... rispetto a te, pago le tasse in Italia. Tu hai detto, tu ti vanti che paghi le tasse in Italia. Ho detto, sì, rispetto a te io pago le tasse in Italia. Tu non le paghi le tasse in Italia, perché sì, è un dato di fatto. Ma una cosa sì, è dire questo... Ma... Germano, faccio una cosa un po' più soft. Perché secondo me si sta annoiando su sta roba delle tasse. Ok, esatto. Ti faccio una cosa più soft che può interessare a molti. Mi spieghi il vanto di pagare le tasse in Italia? Cioè, nel senso, cosa ti dà l'Italia in cambio e perché ti vanti tanto di dargli i soldi allo Stato? Ma non è un vanto, innanzitutto non è un vanto. Innanzitutto ci vuole molta più capacità quando il 40% di quello che fatturi va in tasse. Capacità anche di gestione fiscale, perché nel momento in cui tu sei in un paradiso fiscale che è tax free non ci vuole un cazzo. Semplicemente paghi o il 5% flat, come tu sai, se le robe che vendi a Dubai su Dubai, oppure non paghi niente. E lì che cosa ci vuole? Basta che ti inventi il business, fine. Tant'è che molti di voi non sono strutturati, non hanno manco un dipendente, non sanno cos'è la gestione contabile, non sanno cos'è il controllo di gestione. Germano, ne vogliamo parlare? No. Vogliamo parlare di... Parlare... 330 persone online, se ne parliamo... Mi spieghi, perché la maggior parte delle società in Italia stanno licenziando i dipendenti e li stanno prendendo collaboratori in partita IVA. Me lo spieghi perché?
Perché costa tantissimo il lavoro in Italia. Il costo del lavoro in Italia è molto alto. E che vanto c'è? Mi spieghi il vanto? Ma non capisco, io non mi sto vantando di niente, infatti. Tra l'altro... Ma tu dici sempre, la mia azienda, che poi c'è anche sede in Svizzera, a quanto pare, pago no, le tasse... La sede in Svizzera è chiusa. E poi comunque... aspetta, Luca, no, aspetta. No, non è che è vietato, io non metto queste strozzate da ritardato, non è che se tu c'hai la sede in Italia, a Milano, a Roma, a Napoli, poi non puoi avere la sede a New York, a Dubai, dove cazzo vuoi. Cioè, si chiama multinazionale, perché stai su più nazioni, no? Esatto. Però, se tu c'hai anche dei dipendenti e dai da mangiare a 40 famiglie, non è che te ne devi vantare, perché vanteria non serve a niente vantarsi. Però, semplicemente, rispetto a chi fa soldi solo per se stesso, è chiaro che tu sei un imprenditore completo, no? Tu, per esempio, hai dipendenti... Aspetta, dentro Fuflix, aspetta, mi mandano dalla regia, visto che, piace, mi mandano un commento da Fuflix. Analizziamolo. Giulina, se ti scoccia le banche andà, la live è incentrata proprio su, cioè perché questa live alla fine è costruttiva, perché adesso la gente, l'obiettivo è che si va a informare, che studia, che di notte studia invece di dormire, stare lì a mettere è truffa, poi passano 10 anni, si guardano nelle tasche, sono povero e stupido, che cazzo è successo, ok? Allora scrivono all'interno del gruppo Fuflix, non voglio essere frainteso, ma torno a ripetere, forse annoio, uno che vive a Dubai dice meraviglie. Mi dai il link che lo voglio leggere pure io, dov'è questo posto, che a parte che è un posto che... Ok, aspetta, prima te lo leggo, poi te lo invio, così siamo più rapidi. 5 giorni fa, poi, dice che anche bisogna farsi un culo pazzesco, eccetera. Vende corsi e corsini vari, bilanci in Italia, che poi questa cosa dei corsi la andremo a trattare, bilanci in Italia e tasse zero. Bilanci in Italia no, perché se sei residente in Italia... Questo è un commento, sì, ho capito, ma tu mi prendi un commento stupido per di che? Cioè, non è vero. Sei scorretto se dici questo, perché non è così. Non è venditori di pannocchie con Ferrari e Lamborghini, che io di miei soldi ci faccio quello che mi pare. Cioè, ci mancherebbe. Mi compro Lamborghini, ci compro, posso anche affittare una puttana, non sono il tipo, però la gente che affitta... A Escort, ma scusami Luca, tu mi segui, perché mi sembra, da quello che dici, che tu segui più i più cretini del gruppo e non me. Cioè io non mi frega niente la Lamborghini, la Ferrari, della villa e delle Escort che puoi portarti. Come hai detto tu, i soldi sotto i cazzi tuoi. No, ma io il discorso che voglio far capire alle persone, che è una cosa che non condivido, cioè, e mi dà al cazzo quando le leggo, cioè mi fa innervosire. Guarda, posso, guarda, io sto sintetizzo, perché forse non ci sono riuscito. Questo è il punto, è il mio punto. Fine. Okay. Dopodiché, io non contesto, cioè tu stai là, ma beh, da te, non paghi le tasse. Sicuramente per non pagare le tasse là hai dovuto rinunciare a delle cose. Non stai nel tuo paese natale. Allora, aspettiamo un attimo, mi rimetti documentato il commento che hai messo prima? Questo? Allora, Holly for Travel, che cazzo è? Innanzitutto. Vabbè, ma sai quanti nickname stanno commentando? Okay. Allora, il punto è che fai passare per facile... Aspetta, il punto è che fai passare per facile... È un profilo Instagram, se non sbaglio, lo trovi, di Giovanni. Mi piace, è un commento che mi piace... Voglio che li metti tutti. Il punto è che fai passare per facile un business che tu fai da Dubai, cosa che io dalla mansarda, che puzzava di vecchio, dicevo che non era facile, che bisognava farsi un mazzo così. Lo sanno tutti. I ragazzini italiani che lo lanciano, dove pagavo le tasse a Lussemburgo, invece 100 volte più complicato e costoso. Falso. Vediti le mie live. Mi facevo un mazzo così, un culo così, non ho mai detto che è facile. Mai. Sì, però... Luca, non puoi negare che nelle tue live, nella tua comunicazione, nelle tue landing, c'è molto lifestyle, c'è molto griffato, orologi, ville. Tu hai fatto un'altra affermazione, analizziamola. Nelle mie landing, dove c'è mostrato tutto sto lifestyle che dici, dove è mostrato? Che c'è un webinar fatto di slide, un copy e le testimonianze. Dove cazzo è il lifestyle nella mia landing? Cosa che hai fermato appena adesso, un minuto fa. Dove la condivido la tua landing? Dai, visto che mi stai a sfidare. Questo è e-commerce free trial, ragazzi. Sto condividendo. Allora, pam! Chi è Luca Valù? Il maestro delle vendite online. A gratis.
corso a gratis che non vendo. Tu non senti la lifestyle, invece guarda come sei figo in questa foto, che tu sei pure piacente qua. Ma dov'è il lifestyle? Ma come non è il lifestyle? Ma dai, non c'è il lifestyle qua, la Ferrari. Okay, Germano, questo è un corso gratis, prendimi quello a pagamento, questo è gratis. Luca, dai, non mi piace, però, allora, dobbiamo essere sinceri su sta diretta, non mi devi trattare da coglione, perché se no mi incazzo. No, allora, è giusto. Gratis è un aggancio per vendere, quello a pagamento, dai. È giusto. Allora, Germano, io ti do ragione, però mi prendi come ex a pagamento, dove la gente acquista. Ok, prendiamo come ex. Tra l'altro, su questa ti segnalo che cookie e privacy policy non sono attivi. Mi dicono. Ok, non, se ci clicchi sopra, non sono compliant neanche questi. Sul free trial? Free trial non sono attivi, cioè ci provi a cliccare, adesso vi faccio vedere, non succede niente, vedi? Quindi non si legge neanche niente qua, non c'è nella landing sotto nel footer i dati societari, quindi anche questa roba non è compliant. Detto questo, andiamo a prendere i comandi. Io ti sto dando, guarda, vedi? No, ma allora, Germano, però spero che questo ti aiuti, cioè molti ho aiutati, perché io poi mi odiate e mi schifate e mi insultate, ma alla fine io non ti odio, io fino a due mesi fa dicevo anche a tuoi ex collaboratori, cazzo, devo fare una live con Germano, lo devo contattare, e loro mi dicevano no, ex collaboratori, c'è cioè un ex socio che è Michael Ruggeri, l'ho sempre detto pubblicamente, fine, è uno. No, che sta vendendo, te l'ho chiesto prima, ok. Che sta vendendo cosa? Tu mi hai spiegato, perché lui me l'ha raccontato, ma non mi ricordo. Io manco sapevo. Mi hai detto che cosa vende. Fa anche lui, si è buttato anche lui nella formazione, buon Michael, no? Sì, perché per lui la formazione non era. Oh, vabbè, ok, andiamo. Non c'è. Figurati se non c'è. C'è in live? Non ha commentato. Allora, aspetta un attimo. Allora, Ecomax vuoi che ti prendo, giusto? Sì. Ok. Andiamo su Ecomax, però ti ripeto, non mi prende in giro, perché sennò capito? Il gratis è quello che vale più di quell'altro, perché il gratis è il gancio, no? Lo insegnate voi nei vostri corsi. Allora, aspetta, andiamo a prendere Ecomax. Analisi di Ecomax. Vedete tutti? Vedi anche tu, Luca? Sì, vedo. Dov'è la, ok, vediamo il lifestyle. Allora, Ecomax 2.0, c'è di nuovo l'articolo di Forbes, di nuovo le Ferrari, anche qui. Okay. Quindi io ti vendo il lifestyle. Tutte queste dashboard, Luca, tu lo sai come la penso, spazzatura, questa è tutta roba che puoi fare domani. Germano, sono d'accordo. Ok. Quindi, dov'è il lifestyle? Guarda tutta la landing e dimmi dov'è il lifestyle. Guardala tutta. No, allora, c'è il lifestyle all'inizio. Poi dimmi nel copy quando ti dico che è facile e che guiderai la Ferrari come me, cioè spiegamelo, cioè una cosa Mi devi proprio dire, guarda che se te lo compri domani compri la Ferrari, lì saresti proprio però Germano, io ti voglio far capire che molte altre persone realmente te lo vendono, cioè rispetto a me, o sbaglio? Sicuramente c'è chi può far peggio di te, però che tu mi dici io non vendo il lifestyle, dai, tu sei un bel ragazzo, ti curi, ti vesti in un certo modo, non mi puoi dire che ma ripeto, non ti sto incriminando di questa cosa. Come cazzo voglio, ma non è che puoi vestire come me, comprati il corso, ma che mi frega? Ma infatti non me ne frega niente, però ti sto dicendo non lo negare, io ti sto dicendo che a me non me ne frega niente e non ti contesto certo il fatto che ti metti gli occhiali da sole giganti o che, ma che me ne frega, cioè, ma ci mancherebbe però io un altro, perché guarda, cioè io ho il mio iPad qui con tutto segnato. Ok, io ti faccio questa domanda. Secondo te, Germano Milite, perché ovviamente è un nome e cognome, che poi ovviamente c'è i guru, quelli che non vogliono venire, è perché dicono no, è deposizionante, io sono più alto, passo dall'avvocato e quindi... Invece si ammazzano. Allora, secondo te, quali sono questi guru, che io poi non mi definisco un guru, cioè io semmai sono un formatore e faccio tutt'altro, cioè anche dei follower a me, non me ne frega un cazzo, perché io faccio e-commerce. Ok, cioè a me, capito, c'è la cosa che mi fa incazzare, che io dei follower non me ne frega. Tu non fai e-commerce? Io faccio e-commerce, a meno dei follower non me ne frega un cazzo di nulla. Ma invece i 250 euro che tu, Magoric, date a chi commenta il video, come la vedi sta roba? Cioè, al commento migliore che crea un po' gente che commenta compulsivamente per sperare di vincere? È giusto, ho sbagliato. Io non lo farei, però vabbè. Perché no? Allora, Tylo, tutti i migliori negli Stati Uniti sono cresciuti in base ai giveaway. Sì, no, lo so, però a livello di...
ma la possiamo pensare diversamente su questo? Io no, non no, la penso uguale. Magari tu sei un fan di Tai Lopez, io no. Però non sono un fan, cioè la penso identicamente. Però a livello di traffico, a livello di seguito, come sono cresciuti? Sono cresciuti con sti mezzi, con sti mezzucci. Però esatto, vedi, quello che dico io, allora, tu Luca Valori, vuoi crescere ad ogni costo e avere commenti ad ogni costo e insegni questo o insegni a crescere nel tempo? Lo so che è molto meno sexy, io mi rendo conto che è molto meno appetibile. Non ho capito. Dico, tu che dici, però intanto i risultati li hanno avuti, no? Mi fai un discorso pragmatico, machiavellico, dici il fine giustifica i mezzi. Io do 250 euro, sì, magari a te ma non c'è, il discorso è che non c'è nulla di male di illegale. Cioè, se io voglio regalare... Che tu li dai i 250 euro, no? Tu li dai a tutti, poi. Dopo ho tutti i bonifici, tutto quanto. E sono a Dubai, perché in Italia è illegale, attenzione. Perché in Italia è illegale, non lo puoi fare, ci vuole il notaio, per tutti i premi superiori anche una cifra ridicola. Bene, questa, ecco, per dirla, lo dico. E lo fanno in Italia, dove tu potresti fare delle inchieste fenomenali, e poi le fai su di me che sto a Dubai, che, cioè faccio quello che cazzo, cioè. Chiedo su quella roba là. Ma quindi perché poi, passando a un altro tema, tu li volevi affrontare, l'altro tema è, credo che ti interessi, la gestione che ti hanno criticato sui tuoi gruppi di chi si lamenta, che butti fuori. Allora, puoi buttare fuori dal gruppo uno che ti ha pagato per il corso? Sì, perché nei termini e condizioni c'è scritto esattamente che se tu non rispetti le policy dei gruppi Facebook, io ti butto fuori, ok? Ora ti dico un'altra cosa, ti mando un altro screen di uno che ti ha fatto la lamentela. Sì. Ok? Cioè, per farti capire, quando io li educo, poi entrano nella tua community e mi ritornano indietro. Ok, ah, fai vedere, mi hai girato? Aspetta un attimo, che lo trovo. Tu nella tua pagina scrivi, mi regalo una Lamborghini Huracan Avio per Natale. Beh. Huracan, sì, Avio per Natale, se non è questo, lifestyle. Ma che c'entra con YouTube? Ma su YouTube fanno tutto? Non ho capito, cioè sulle landing non scrivo, il copy non parlo di lifestyle, in realtà c'è, ma io lo ammetterei fossi in te, perché è una roba che ti fa vivere da sempre. Un artista che poi alla fine gli vai a analizzare, un rapper in Italia, sì, ok? Sì. Che tu vedi più famosi, anche i meno famosi, eccetera. Sì, certo, sì. Ok, che poi ti fanno ad abbonare a tutte le piattaforme come Spotify, come tutte le piattaforme di ascolto musica, e ti fanno prendere soldi dove loro lucrano, non è la stessa cosa con il lifestyle, che è molto peggio. Però aspetta, però no, il rapper non è che ti vende un corso per diventare come lui, il rapper ti vende la musica, se ti fa schifo non l'ascolti, se ti piace ascolti. La stessa cosa, ti sta vendendo il lifestyle di come diventare come lui, come ascoltare le sue idiozie di droghe, cose veramente controproducenti, e tu intanto ti sei abbonato a Spotify, non è la stessa cosa? Ma lui non ci guadagna direttamente, ci guadagna a Spotify. No, andiamo a vedere quanto guadagnano dalle piattaforme. Però, ma sono due cose diverse. Lì, il tuo prodotto combacia con te, tu stai vendendo te, la tua immagine, non le tue canzoni, stai vendendo la tua vita, stai vendendo Aspetta un attimo, un artista trap, soprattutto vende la canzone che fa cagare la merda nella maggior parte dei casi. Abbiamo capito. Ah, comunque aspetta, non mi far perdere, aspetta, ti prendo il commento e te lo invio. E lo leggiamo, lo analizziamo insieme. Allora, questo è uno studente tracciato che è stato aiutato dal mio supporto, ha commentato dentro al gruppo Facebook, è passato da te e poi è ritornato da noi intossicato come la merda. Perché intossicato? Non lo so. Allora, entra dentro al tuo gruppo e legge: Luca Valori truffa, è fuffa, fa schifo. La gente si intossica, Germano. Ok, se tu non fai un po' di scouting e vai un po'... Certo. Ma vedi, scusami, tu mi commenti questo, io voglio prendere un commento idiota, perché poi li prendo come li prendi tu. Per Germano devi fare il pezzente e girare in una Panda di terza mano. Mi dispiace, ma non hai capito niente. Penso che Luca è d'accordo con te, io non ho mai detto una roba del genere. Luca può ostentare quello che vuole. Luca può farci vedere che c'ha i milioni, può contare mazzette e bruciare le banconote da 500 euro. A me non me ne frega niente. Allora, il discorso io capisco da dove viene lui. Allora, il discorso qual è? Che in Italia
se tu ti compri una Lamborghini, brucia il culo. Sì, sono d'accordo su questo in parte, c'è un po' di pauperismo, diciamo, in questo, no? Cioè, se tu vai a analizzare tutte le critiche, tutte le inchieste alzate, vai a analizzare nel dettaglio, documentato, vai a vedere che poi è il lifestyle che fa alzare tutti i polveroni, sempre. Certo, anche come discorso della laurea. No, ma io sono d'accordo che in Italia, sì, aspetta. No, scusami, io sto parlando con te, vedendo i commenti, WhatsApp, non ci capisco più niente, scusami, dovevi avere una regia, eccola qua. Questo dove l'hai preso, hai detto? Da Social Media Marketing Lion Circle. Ah, che qui, madonna, mi divertirò troppo, perché nel gruppo... Mi sono... commenti. A proposito, sotto una tua ads di Lion Circle, ti ricordi, tu ti incazzasti? Ti ho sgamato che c'erano vari fake che dicevano corso molto interessante. Questo è interessante, cioè questo è pure una strategia che tu hai utilizzato, nel senso, hai comprato, perché io so che esistono servizi, hai comprato dei servizi e li hai consigliati per utilizzare dei commenti di fake sotto le ads per aumentare l'engagement? E pensi sia necessario fare una cosa del genere? No, c'è un... allora il discorso forse potrebbe essere reale, ma è comunque un discorso di marketing che usano anche brand su ultramilionari. Il discorso qual è? Che io quando faccio un lancio, Germano, io mi affido a delle agency, ok? Cioè, nel senso, io per lanciare, e questo lo andremo anche a trattare, cioè nel senso il netto, il guadagno da un corso, quanto ci guadagno solo dai corsi, e mi piacerebbe trattarlo, perché non c'ho nulla da nascondere. E il discorso qual è? Che quando un'agency ti segue e tu gli dai 40.000 euro per un lancio, alla fine stai dando la palla in mano, cioè quindi ti fanno la comunicazione loro. È vero che puoi fare una pre-preview, nel senso la puoi vedere, puoi fare, però una volta che sei in piedi, hai fatto il lancio e loro fanno azioni che non sai che azioni fanno, cioè te lo stanno seguendo il loro lancio, a fine lancio puoi dire: guarda, non mi sei piaciuto, passo a un'altra agenzia. Ok, però si usano questi commenti anche perché, parliamoci chiaro, tu non sei uno youtuber, a te non te ne frega niente di fare i numeri su YouTube, i tuoi video su YouTube sono lead generation, no? Scrivono anche nei commenti, quindi a te far salire il video tra i primi serve e lo fai. Aspetta, stai parlando di YouTube quando i commenti fake stai dicendo di Facebook, cioè sono due cose separatissime, cioè su YouTube io non ho commenti fake, a differenza di altri. Questa invece è una strategia interessante, perché tu dici: io non ho commenti fake in questo modo, prometto 250 euro, mi costa 250 euro e c'ho tipo, che ne so, 1000 commenti, che però sono di persone reali. Certo, sono commenti un po' interessati, perché io commento non perché sei figo, ma voglio via i soldi. No, allora io ti dico, adotto delle strategie, valuto, le studio e vedo se sono efficaci. Il discorso della strategia dei commenti del giveaway su YouTube non funziona. Ok, è totalmente fallato, perché YouTube, l'algoritmo di YouTube funziona che se le persone ti vedono il video poi successivamente e sono realmente, cioè l'algoritmo vede in effetti se sei il tempo, certo, il timing, il tempo sul video. No, ma vedono tantissime cose, se clicchi sul link, se metti like, costa nel tempo, se dopo 8 giorni lo rivedi, capito? Alla fine, se tu bombi tanto traffico all'inizio, non vuol dire un cazzo di nulla. Vabbè, però all'inizio ti può servire, altrimenti non lo fareste, no? Secondo me zero. Non poi funziona. Ti serve comunque per riprova sociale, perché tanta gente arriva e vede ovviamente i commenti che dicono: ah, Luca, sei il mio idolo, sposami, sei troppo figo, vorrei essere come te. Allora, il mio idolo, sposami, eccetera, non me lo scrivono. Il discorso che scrivono alla fine, se vai a vedere i commenti, sono molti miei studenti, ma è giusto, cioè nel senso, uno ha comprato magari il corso a 600 euro, io glieli ridò, se li rivince, cioè alla fine interagisci con la tua community, cioè capito? Alla fine è bello, a me piace come sistema. Sì, io ti vedo, io sono per il commento spontaneo, ma devo dire che io capisco te, tu dici: per me lead generation, io devo vendere, per me è una roba commerciale, per te non è una roba commerciale, quindi è chiaro che mentre a me, se mi commentano in 10, non è che mi cambia la giornata, a te se i commenti non ci stanno, se la community non è attiva, sì. Ma quindi tu, una cosa interessante che io ti ho anche contestato, ma i tuoi studenti contenti, quelli che hanno avuto i risultati, ma dove stanno? Allora, i studenti... E possono portare le prove, ovviamente, dei risultati. Ovvio. Allora, lo studente soddisfatto non entrerà mai nel tuo gruppo. Mai. Ah, nel mio gruppo, anche qui, oppure da te, lo puoi intervistare tu, con le prove. Come sa che stiamo live? Come lo sa? Chi? Lo studente soddisfatto, come lo sa? Vabbè, lo potevi dire tu, invece non l'hai detto sui tuoi canali, per esempio, che c'è la live. Allora, io diciamo, ho detto: vediamo questa live, vediamo se è strutturata, vediamo se è proficua, poi ti posso mandare traffico, perché io di traffico ce n'ho tanto. No, ma io non vedo che mi mandi il traffico, io dicevo nel tuo interesse, figurati, cioè, tanto allora, abbiamo fatto... Io ti prendo, magari, ti faccio dei nomi a caso,
gente che il mio studente da zero è partito e fa anche numeri grossi importanti. Ad esempio abbiamo Lorenzo Leone, Nicola Napolitano, cioè gente del genere, che ti posso prenome e cognome, che hanno dei risultati ottimi, uno nella nicchia digitale, quindi, aspetta, non corsi, tipo preset, software, eccetera, eccetera, e l'altro, che è Lorenzo Leone, che mi segue da Istex. Ti faccio un esempio, che hanno un'azienda in Italia. Tu li hai mai visti dentro al tuo gruppo? No. Ma non verranno mai, perché non li interessa. Cioè, loro, però scusami, quando, però, non è, però per te vale così, per te e per alcuni, mentre per altri formatori no, vengono, scrivono e sono anche contenti di interagire e di dare testimonianze positive. Secondo te perché invece con te non succede? Sono falsi e sono pagati. Cioè, ma sono questo pagati. No, questo non puoi dirlo, non puoi dire che sono falsi, dai. Ma chi è che ti ha parlato bene di un formatore? Dimmi. Che so, io non voglio fare i nomi perché odio fare i nomi, che pare che poi appunto faccio le differenze, no? Dico, allora valore di antipatico e quello di simpatico. Ma quando ti dico alcuni, Luca Lamesa di Carriere.it, Luca Mastella di Learn, chi è? Tu non li conosci, non sai chi sono, ma perché non fanno parte della vita. Dei chatbot, dici dei chatbot. Ma dove sono andati a finire quelli dei chatbot? Quello è un'altra roba, non confondiamo le acque. Ci sono di formatori, sono sempre Veronica Gentili, sono totalmente diversi da te, ok? Nicchia diversa, non è nicchia McMoney. Aspetta, quelli che commentano. Ma lo sai da dove derivano? Cioè, tu lo sai bene da dove derivano? No, sto DC Impresa, mo lo banno perché giuro, troppa coglioneria. Scusami Luca se ti interrompo, vai, continua. Che roba scrivo? Io non vedo un cazzo, cioè non hai vedo ragione, scusa. Allora, se vuoi vedere in tempo reale ti mando il link su WhatsApp e tu lo apri in una seconda finestra, li puoi leggere anche tu i commenti, okay? Manda, io calcolo, ho cinque schermi ottimo. Qui vai Germano, sei nuovo nel mondo degli affari, questo qua, cioè questo dice a me se sono nuovo nel mondo degli affari. Vabbè. Ma ragazzi, voi dormite, vabbè, voi siete rincoglioniti. Ecco perché ti dico Germano, cioè io non mi meraviglio di questa roba. Ecco qua, puoi cliccare qui e li vedi. C'è uno che dice a me sei nuovo nel mondo degli affari, non sa manco usare Google, e poi compri corsi magari e pensa di diventare ricco. Amico mio, ma tu devi imparare a usare Google prima di fare domande idiote. Comunque, Luca Lamesa, eccolo qua, è intervenuto Luca Lamesa, che tu mi dici chi è? Luca in realtà è abbastanza conosciuto nel nostro campo. Se io do 40k a un'agency e poi scopro che loro hanno inserito commenti fake, a mia insaputa, dice Luca, agisco legalmente. Ok, quanto dura la pratica legale, Luca? Ok, sono d'accordo. Però allora tu, però, come l'hai detto prima, pareva normale questa roba. Ma scusa. No, rispondo a Luca. Abbi una pratica legale in Italia, perché ovviamente ti ha offerto il servizio l'agenzia in Italia. Sì. Io mi chiedo, cosa mi porterebbe a me avviare una pratica legale in Italia? Ma è per dire, Luca, è per dire che a lui fanno schifo queste robe. No, perché tu stai ottenendo visibilità e ti devi rendere conto delle cose che vanno documentate se pignolo. Cioè, devi essere pignolo. Cioè, se Luca dice una cosa, tu spiegami una persona in Italia che si trova male con un agency, abbia una pratica legale e aspetta 4 anni. Ma che senso ha? Ma che cazzo me ne fotta? Ma era un modo di dire che lui non tollererebbe un atteggiamento del genere. Aspetta, voglio leggere un commento particolarmente idiota. Aspetta, Germano, perché io non li vedo. Cioè, non li vedo proprio i commenti. Cioè, su YouTube, non vedi la chat? A destra, in alto a destra, dovresti, però tu sento la cellulare, forse la cellulare non la vedi. Ok, perché devo accedere, aspetta. Allora, non so chi è questo, Fran Pagina IG, ovviamente è un altro fake che si nasconde. Gli studenti che hanno fatto i commenti positivi a Ruggeri, siete fissati con questo Ruggeri, sono stati accettati in massa da Germano, dopo che Ruggeri aveva scritto di entrare nel gruppo per lasciare i commenti positivi. E quindi, se Ruggeri avesse soltanto studenti mi lasci, ci tengo perché questa è una roba infamante su me, poi ti lascio la parola. Voglio rispondere a questo coglione, non so chi è. Perdonatemi l'uso della parolaccia, lo so che non è il massimo, anzi mi scuso, ok? A questo diversamente intelligente. A me questa cosa mi fa troppo girare le palle. Allora, Ruggeri può fare quello che vuole, come lo può fare Luca Valori. Nessuno impedisce a Luca Valori di dire ai suoi studenti andate sul gruppo di Fuffix e dite che i miei corsi non fanno schifo, ok? Se Ruggeri, Pinco, Pallo, Tizio, Caio, non mi interessa, sto dicendo il suo nome, fa corsi che fanno schifo, non avrà studenti che vengono da me a dire che i corsi sono male. No, Germano, perché Ruggeri... Invece tu la pensi diversamente? Germano, ci puoi condividere la chat con Ruggeri di WhatsApp? La chat tua? No, di Ruggeri, tu e Ruggeri. Che vuol dire la chat mia di Ruggeri? Cioè, potresti condividere la chat tu e Ruggeri? Ah, le chiacchierate mie di Ruggeri? Allora, se vuoi... Adesso sono diventate chiacchierate, ok.
che poi ti sono diventati chiacchierare. Ah, lui mi ha mandato adesso alle 21:29, pronti con YouTube live che ci stava aspettando. Amici. Ma perché amici. Dovrei... Sì, ma perché... Amici per la pelle. E quindi che vuol dire? Ma che amici per la pelle? Ma quindi che vuol dire? Non ho capito. No, nel senso... Perché non fai lo stesso anche tu? Perché i tuoi studenti... Perché io sul mio gruppo ho solo studenti incazzati? Germano, io sono... Allora, partiamo dal... Suo amico pure di La Mesa, suo amico di Gentili, suo amico di Mastella che non ho mai conosciuto, non so manco chi cazzo è... Germano, tu sei partito a inviare inchiesta a me quando sui risultati, sulle dashboard, sul lifestyle, tutto quanto. Se tu mi chiamavi, mi dicevi: senti Luca, ma che cazzo stai facendo? Mi mostri live le tue dashboard? Firmavamo un contratto, ok? Un NDA di privacy. Io ti mostravo tutto, dove pagavo le tasse, che ordini facevo, quanto fatturavo, tutto, ok? Dimmi un formatore di e-commerce in Italia che vende storage avviati da oltre 200.000 di fatturato. Sì, so che tu vendi anche adesso gli storage. Mi dicono, però attenzione Luca, su questo mi dicono, e tu puoi rispondere su questo, che vendevi anche le spunte blu a 15.000. Anche quell'agency che mi hanno segnato poi le foto. Allora, è un altro grande mercato che non sei stato certo... È un altro secondo di Pulcinella. Bellissimo. Allora qua sono certo che nel tuo gruppo c'è la marea di cazzate, non finisce qui. Cioè, finisce. Cioè, nel senso, è infinito. Le spunte blu venivano, tu mi hai detto stesso, venivano vendute all'interno di quella landing page, non mia, chiarita mezz'ora, un'ora fa. Chi cazzo vendeva le spunte blu? Datemi una chat dove io vendevo le spunte blu. No, ma infatti, quello vedi, quando me l'hanno detto, chiedi a Luca, ti vendeva le spunte blu. Ho detto, ok, ragazzi, mettiamo che Luca vendeva le spunte blu. Le prove che da un'affermazione diventa una domanda. Ma tu la stai, è bravo. No, ma sono d'accordo con te su questo. Sono d'accordo, diventa un'insinuazione. Allora, se mi dici Luca Valori vende le spunte blu, io voglio un video dove Luca Valori mi vende le spunte blu a 15.000. Esatto. Allora io, Germano, dire che Germano mi despaccia droga. Lo sai la cosa che mi dà fastidio, Germano? Che io mantengo un'azienda, mi faccio un culo così, un mazzo così, giorno notte, e io sto studio e lavoro giorno notte e mi devo subire le cazzate che vengono dette nel tuo gruppo. Ma cazzate da gente impreparata, ignorante, che non legge un cazzo. Io metto il gruppo a contestare, lo so, dice non c'ho tempo da perdere, ma basterebbe una o due volte, non è che mi passa le ore. Germano, è inutile scrivere, è inutile, perché la gente riscrive e non capisce un cazzo, cioè non si capisce un cazzo. Cioè se, guarda ad esempio quello che t'ha insultato l'altro giorno, cioè tu hai fatto sulla live mia. Sì, quell'imbecille Ferrero. Quell'imbecille che t'ha fatto parlare. Per difendere te, tra virgolette, vedi che cosa, cioè difendere te. Sta litigando con te, gli ho detto di capire il livello della, del popolo, della mafia, sì, cioè però lì è un caso estremo, Luca. Comunque mi stanno postando questo commento e qui vedi, poi capiamo. Leggi tu. Allora, ragazzi, ne vogliamo parlare, ma... Fantastico, parliamone. Le basi di Facebook Ads, le strategie avanzate, sono spiegate o non all'interno del mio corso? Ditemelo. Qui ci saranno sicuramente dei tuoi... Strategie che le faccio vedere live, mostro i fatturati, quanto spendo, quanto ho le CPA. CPA che non c'ha nessuno. Ditemi se ci sono o non ci sono all'interno dei miei corsi. Senti Luca, ma al di là di questo, sai, a me mi annoia perché a meno che non ci sta la cazzata del mettere 5 a di 7 a 5 a 1 e queste cose, io non commento a quella Germano, l'hai detto tu stesso che le Facebook Ads non contano un cazzo se non c'è un prodotto adeguato ad un mercato e se non c'è una comunità. Assolutamente, non ci sono trucchetti, questo dico la serie. Anche perché Facebook Ads, cioè, lasciano il tempo che trovano con tutti i cambiamenti e quanto sono volatili poi alla fine. Ok, se tu non c'è una... pensi di quello che dice Alessandro? Scusami se ti interrompo Luca, ma voglio da un po' di ritmo, anche perché è da 2 ore, è da 1:30 che siamo diretta, tra un po' dobbiamo anche staccare. Ok, quindi Alessandro Giugliotto, tu definisci un corso scadente dai commenti sotto l'ads, corretto? No, vabbè, lui è una domanda che ti fa, è una supposizione che lui fa. Tu dici che non è così. No, non è una domanda, non c'è nessun punto interrogativo ed è praticamente un'affermazione. È una diciamo che è una provocazione che ti ha fatto. Dai, ok, documenta la tua tesi, dici. Quindi tu definisci un corso non dal contenuto, ma da cosa scrivono sotto gli ads. No, dalla strategia... Ma è una cazzo di follia, non sta in piedi, non puoi documentare un corso scadente o meno
dai commenti sotto gli ads. Ma che cazzo vuol dire? Ma anche a livello e-commerce, tu definisci un prodotto da cosa c'è scritto sotto gli ads. Quindi Luca, ok, ok, no, io non dalla strategia, non da cosa c'è scritto, dal fatto che per vendere quel prodotto devi pomparlo in quel modo. Ma detto questo, io vorrei arrivare a cercare di avere dei punti con te, no? Anche perché penso che comunque la live parte un po' di caciara inevitabile che abbiamo avuto, che è molto lunga, ci sono tanti temi. Anche la migliore live, anche perché guarda, la migliore live, io spero che la vedano più persone possibili. No, ma sicuramente è una live molto interessante per tanti, però quindi tu sei disposto a mostrarmi in privato le dashboard dei tuoi e-commerce? Ok, okay. Ovviamente come... io ti posso garantire che non andrò a no, è una prova Germano, lo vuoi fare, non sei obbligato. La Germano, quando io affermo qualcosa è perché ho studiato e mi documento, e quando affermo qualcosa è quella e non la cambio. Io ti ho detto, firmiamo un NDA, un contratto di privacy, e io ti mostro tutto quello che cazzo vuoi. Così mi dici, caro Luca, tanto di cappello, magari collaboriamo anche. Ok? Perché io sto lanciando e-commerce che hanno delle CPA Facebook a 1 euro, a 3 euro, a 5 euro, con un margine dell'80%. Lo vogliamo vedere live? Mi firmi un NDA? No, no, ma io allora, no, live adesso, vuoi fare adesso live? E te, e tu semmai poi lo commenti, così dici, cioè io l'obiettivo di questa live è di fare un, perché poi te l'ho chiesto in passato anche di fare live, poi l'ho chiesto anche al tuo amico delle Facebook Ads, poi che usciva, ti dicono esci BM live durante i corsi, fai vedere i tuoi BM, qualcuno lo fa, Saint Germain che tu hai citato prima lo faceva vedere il BM e i suoi corsi. Ah, quello che truffava con i link affiliati, che dici che truffava, non lo so, vedi poi ti incazzi che lo dicono di te, non stai dicendo allora, tu, io dovrei avere delle prove, io allora no, aspetta, perché tu l'hai pubblicizzato, lui pubblicizza link affiliati, che poi link affiliati delle piattaforme non spediscono i prodotti. Quindi dove stanno le prove di questo? Dove stanno le prove di quello che dici? Ma ci sono tutti, CJ Dropshipping, alcune persone, molte persone rispetto alla famiglia. Lui dici tu addirittura è una truffa proprio totale, perché se lo sapeva già era addirittura in malafede. Ma che c'entra che lo sapeva già? Ma lui è lo stesso processo che ha acquistato, gli hanno spedito i prodotti e l'ha pubblicizzati. Però secondo il tuo ragionamento, Germano, è un truffatore. È questo che ti sto dicendo. No, io non ho, ma io non... È come se io vengo... È come le cose che non ho mai detto, Luca, dai, non ho mai detto. Però... Che vuol dire non l'ha mai detto? Tu hai detto... Io non ho detto che sono un truffatore perché postavi la landing che faceva schifo e che non era legale. Cioè, io ho detto che tu eri corresponsabile, sicuramente non ci facevi una bella figura e dimostravi come minimo di essere superficiale. Fine. Addirittura mi hanno chiesto, ma Luca Valori è responsabile legale? Ho fatto, no ragazzi, che è responsabile legale? Se l'ha condivisa ci fa una brutta figura. Sì, io ho ammesso la mia colpa a non controllare che era compliant il sito, ma il servizio non è una truffa perché è arrivato a quanto le persone dicono, punto, fine della storia. E ti do ragione, ok? Ma non è una truffa, cioè non, le due cose... Ma io non mi parlo di truffa. Cioè, è come se io vengo a Caserta da te, ok, che ci sono venuto tante volte, che la amo come posto, compro la mozzarella da un caseificio, non mi fanno lo scontrino, vado alla finanza e dico la mozzarella è buonissima, però non fanno lo scontrino, cazzo, segnalatela perché non va bene. È corretto? No, sì, però a mio avviso è scorretto con l'Italia, scorretta in base al popolo. E la mozzarella a me piace, non me ne frega un cazzo. No, sì, senza che... Ma scusa, quindi al di là di me, mettiamo che di me non te ne frega niente, i fuffi non te ne frega niente, l'altro sera abbiamo fatto una live bellissima, ci sono state 350 persone collegate in live tutto il tempo, quindi sicuramente è stata una live attesissima, tu non l'hai neanche spinta, io non l'ho spinta sui miei canali perché ho Facebook bloccato, quindi vuol dire che su questi temi c'è interesse, e penso che abbiamo sviscerato tante cose. Cioè, Luca Valori che avete visto stasera vi sarà piaciuto tantissimo, vi avrà fatto schifo. Quello che è, però, insomma, è un Luca Valori che ha provato a mettere... Germano. Sì. Aspetta, Germano, perché io ho parecchie domande da farti a te, visto che tu mi hai rotto i coglioni, poi per 8 mesi mo te le faccio io a te. Posso, no? Allora, io ti ho mandato uno screen WhatsApp di un cliente insoddisfatto, cosa che dovevamo trattare sì, live. Quello nero, sì, scusami. Trattiamo la live. Un cliente che mi ha comprato il corso e poi è venuto dal tuo gruppo e poi mi è arrivato intossicato. Io veramente queste cose non riesco proprio a concepire. Ok? Che poi io ripeto una cosa, io per queste cose non ho pazienza, per questo ho un team di supporto. Vabbè, il team. No, quanta gente c'è nel tuo team? Esatto. Hai dei collaboratori? Allora, i miei collaboratori all'incirca sono... Allora, i miei collaboratori sono all'incirca 10-15 fissi.
ok? Solamente che immobili ce ne sono certi che, ad esempio, c'è da fare un lancio. Dipendenti? Sono tutti collaboratori sotto contratto che io pago e poi le tasse se le pagano per cazzi loro. Ecco qua. Allora, te lo leggo io. Come pagare? Allora, ti spiego. Questo ragazzo era insoddisfatto del corso e voleva il rimborso e diceva che il corso era una merda, ok? Questo veniva dal tuo gruppo. Come pagare? Cioè, e diceva, le informazioni reali che volevo trovare all'interno del corso erano queste. Come pagare un agente senza evitare truffe e reagire da assicurazioni, però anche al lavoro che faccia effettivamente le spedizioni del nostro ordine? Prima domanda. Questa domanda è stata risposta all'interno del corso e almeno in 10 live. Perché l'hai bannato, come lo ricordo? Perché l'hai escluso e non gli hai detto sotto? Perché aveva scritto tante di quelle cose che veniva dal tuo gruppo e ha cominciato a polemizzare su di tutti. Bannato, totalmente. Può essere uno sbaglio. Okay? Lo potevi silenziare, lo potevi, non so, è un tuo cliente, ha dato dei soldi. Esatto. Quello è rompi i coglioni, però. Sì, ovviamente. No, sta dentro al corso, è stato semplicemente bannato dal gruppo perché è tossico per gli altri. Cioè, io nel senso, tu prendi il mio gruppo Facebook, per me è come una scuola. Ma senti, due ragazzini quando all'asino litigano, tu da professore li devi prendere per le orecchie e sganciare. Capito? Ora, questa domanda, io ti rispondo live, è stata risposta, almeno 10 live la tratto, e poi c'è un team di supporto che io pago profumatamente, che ho strutturato durante l'arco di un anno. Che puoi fare le domande e ti rispondono subito anche alle 2 di notte, porca troia. E questa cosa mi fa incazzare, perché tu manco gliel'hai chiesto e il corso non l'hai ascoltato e vuoi rompere solamente il cazzo. Ora, secondo, io ti dico, Germano, che visto che tu sei un giornalista barra imprenditore, sì, ok, per evitare una truffa da un agente, cosa dovresti fare? L'unico metodo, c'è solo un modo. Agente di chi? Di che tipo di agente parliamo? Io parlo con agenti di commercio. Un dropshipper vuole fare dropshipping e vuole evitare la truffa che il fornitore lo faccia pagare e poi non gli spedisce gli ordini. È la classica cosa, sì, certo. Beh, secondo te come fai? Ma io ti dico che il dropshipping non lo faccio, ma quello che farei a rigor di logica, è affidarmi a quelli che mi può consigliare qualcuno di cui mi fido, sbagliando probabilmente. No, è sbagliato. No, ma dico cose, fornitore che non conosci, che contatti online. Beh, innanzitutto cerco di capire questo fornitore con chi ha rapporti. No, tu sai perché l'hai già detto. L'ho già detto. Dimmelo tu, dai. Sennò diventa lungo. Pagare con PayPal beni e servizi. Ah, quello che dicevo prima. Vabbè, però, insomma, io da imprenditore ragiono in un altro modo, nel senso che sì, PayPal, però vuol dire già che mi fido poco in quel caso. Vabbè, no, la gente... Scusami, ho capito che vuoi dire tu, perdonami, non ti voglio interrompere. Ho capito, dici cazzo, ragionateci, no? Cioè, arrivateci da soli, no? No, perché io dico pure quello, ma io lo dico dentro al corso, lo dico dentro 10 live, porca troia, e in più il team di supporto, se glielo chiedi, ti risponde alle 2 di notte e ti dice la stessa cosa. Ok, ora, questo è un commento. Sì, però, Luca, no, ma sono d'accordo, allora io posso essere d'accordo, però capisci che non lo puoi bannare dal gruppo, perché è chiaro che quello poi si incappa. Allora, aspetta, sbagliata come gestione. Allora, Germano, no, in effetti c'è ragione, perché cioè, non c'è tutto il commento. Allora te lo invio tutto, così lo leggo. Poi a Luca, allora, io abbiamo parlato di tante robe, non possiamo stare qua fino alle 2. Prendiamoci altri 10 minuti e chiudiamo. Se c'è altri dubbi, fermo restando che questa è un'intervista di Germano a Valori e non di Valori a Germano, però io sono qua, se hai domande e dubbi sono qua. E direi che abbiamo già snocciolato e risposto a un botto di roba, gente che diceva sì, ma nei tuoi corsi volevo rispondere anche a questa tizia che è una tua grandissima fan, questa Giulia. Germano, puoi essere più concreto? Amica mia, sicuramente io posso essere sempre migliore e più concreto, però dai commenti direi che sei l'unica che dice sta roba. La live in realtà è sembrata molto concreta a tutti, è chiaro che nei limiti del possibile siamo sempre lontani, e Luca non siamo nella stessa stanza, dobbiamo condividere gli screen, mi devo dividere tra mille cose, lui mi manda le cose su WhatsApp. Tra l'altro, Luca, mi raccomando, su Ecomax 2.0 i link alle privacy policy l'abbiamo visto prima. Comunque vai, non ti voglio interrompere più, leggimi questo commento per intero, leggilo tu, tanto mi fido, non c'è bisogno che condividiamo, lo screen è sul mio gruppo. No, ma non leggilo te, aspetta che te lo trovo perché non ce l'ho intero. Aspetta, ce l'ho, probabilmente ce l'ho. Ce l'hai per intero? Sì. Leggo io, ragazzi, tanto. Perché te l'hanno inviato?
perché te l'hanno inviato viene da... In realtà ho cercato Luca Valori sul gruppo mentre tu parlavi e l'ho beccato come ho fatto prima. Non pensa sempre male, poi dici che siamo noi che... Ma allora, vedi, ecco, cioè io ti faccio... vai. Allora, lui è qui dove si lamenta, si chiama Pasavale, no? Ragazzi, settimana scorsa sono stato sbattuto fuori dal gruppo Ecomax di Luca Valori e oggi ho scoperto che sono stato sbattuto pure fuori dalla piattaforma My Kajabi, questo mi sembra un po' grave, dove ho 3 corsi acquistati dal valore di quasi un K. E lui si chiede, ma è legale questa cosa? Io ho pagato e vengo sbattuto fuori, ma siamo seri? Ovviamente no. No. Qua ti do ragione, Germano, ti do ragione, però l'utente è sbagliato. Okay. L'utente è sbagliato, sì, però l'utente è dentro. Attualmente l'utente è dentro. L'avete rimesso dentro. Vabbè, il commento è lunghissimo, Luca, scusa. No, ma è giusto, però se tu leggi, Germano, sono cose infondate che vengono dal tuo gruppo. Allora, io su altri commenti di altri formatori li leggo, effettivamente, cioè, ad esempio, la live che hai fatto è documentata, e quindi è documentata, cazzo. Cioè, ti può fare quanto paga e tutto quanto, ti può far vedere tutto. Allora, lì ti dico, sono a posto. Ma su 7.000-8.000 studenti che io ho, ti arrivano in 50 e mi ritornano intossicati, che è un numero irrisorio. Ma intossicati tu intendi perché tu dici per mia influenza, cioè anche se il tuo prodotto è fighissimo, il tuo corso è quel colpa mia. Non è la figaggine, sono le informazioni. Cioè se uno mi comincia a taggare, che ha i primi risultati, che è partito che era povero in canna, non sapeva assolutamente un cazzo di e-commerce, e incomincia a partire piano piano, perché ovviamente bisogna farsi un culo così. Ora è ovvio che qualcuno c'ha risultati rapidi, veloci, scoppia, si fa la SRL, poi va a dove cazzo vuole. La minoranza, si parla della minoranza. Io sono d'accordo, ok? Però se tu vai a analizzare quanti studenti ho e i studenti che ti sono arrivati insoddisfatti, quanti sono? È una percentuale che è veramente bassissima. Cioè, no, ma sicuro, però tipo io sto vedendo adesso, mi hanno segnalato durante la live, che tu parli in quest'ads, che è attiva, quindi si vede sulla libreria, nulla di illegale, ti tranquillizzo. Però dici, dopo aver permesso a migliaia di studenti di creare e scalare i propri business online, io lo so, Luca, che tu non puoi metterti a dirci... Creare... Allora, Germano, dici, però... Guarda bene cosa dico, le parole che uso. Quindi, esatto. Quindi, creare e scalare business. Non ho detto che hanno cambiato la loro vita, giusto? Creare e scalare. Quante persone hanno creato il loro primo e-commerce? Calcolale. Allora, lui dice, vedi, qui c'è un'accusa, ecco, avete ragione, Luca, su questo ti ho ragione, questa è un'accusa. Non esistono i suoi 7.000 studenti, il 95% è insoddisfatto. Falso. Allora, per questo dico, vedi, non ne usciamo più, okay. No? Non ne usciamo più, e anche tu non ne esci più e non puoi passare. Rimetti un attimo il commento al volo. Giacomo Vesprini. Giacomo Vesprini, sì. Sei mio studente? Di cosa sai di me? Hai visto gli hai contattati? Hai sentito le opinioni? Hai visto solamente su Puflix? Queste sono le domande che io ti pongo. Il 90, cioè, questo mi sta dicendo che su 7.000 il 95% sono insoddisfatti. Falso, truffaldino, fuffarolo. No, sono d'accordo, non è dimostrabile il 95%, magari è vero. Sei una capra, però, sei un montone. Lui dice... Deve studiare. Dice Federico, business manager in live, non adesso, quando vorrai, se vorrai, magari lo potrai fare con un e-commerce. Okay, porca troia, ma voi siete pagati, andate sulle mie storie Instagram, cioè avete il business manager oggi aggiornato dell'ultimo giorno, porca troia, e nei miei corsi mostro il business manager, ma di cosa parlate? Cioè, nei tuoi corsi tu fai vedere il business manager live? Studiate, live. Qui tanto c'è Enrico che dice, io sono un suo studente e sono pienamente soddisfatto. Ma studiate, dovete studiare, caproni, ignoranti, studiate, capre. Allora, attenzione, mi ha detto Luca Valori Sgarbi, Luca Sgarbi, voglio leggere un ultimo commento, questo mi interessa. Aspetta Germano, perché è interessante, perché io ho anche altre domande, cioè live le vorrei fare. Dai, scegline, quante ne hai? Ma un po', sono cose veloci. Però scegline due, le più fighe che hai. Allora, una piccola parentesi, Germano, cioè, tu vuoi fare le... ti riprendo anche il discorso che aveva fatto quell'altro esperto di Facebook, dov'è? Non c'è più. Chi è? Io, cioè, che cosa ti ha chiesto?
Allora, lui aveva fatto un post di critica sul mio corso quando non era stato lanciato. Cioè, prima del lancio? Forse aveva criticato la modalità di lancio, non il corso. Poi no. Vatti a rileggere il post dove hai commentato anche tu. Cioè, questo pre-lancio ha commentato il mio corso che non esisteva. Possiamo solo il tuo corso. Se prometto che io ti adoro come personaggio, anche due sfondi, ma quel corso è tutto posto. You Master, allora, dimmi il tuo nome un attimo e lo analizziamo live. Possiamo farlo live. Dimmi il tuo nome. Però no, io lo sai perché l'ho condiviso, Luca, non per sputtanarti, giuro, ma per dire che anche un commento del genere, ok, così come Luca è un grande, il corso fa è fighissimo, come no, Luca fa schifo, il corso fa schifo, capisci che non hanno... Sì, però Germano, i due commenti, Luca è un grande e il corso fa schifo, non valgono un cazzo di nulla. Cioè, per me quali sono i commenti? Oggi ho fatto una live, cioè io prima di questa live stavo dentro l'altra live, dentro la mia pagina, perché stavo aiutando uno studente. Ok. Stavo aiutando uno studente che ha i primi risultati. È vero che tu hai 1000 euro l'ora? 1000? 3000? 3000 euro l'ora, chiedi? 3000 euro l'ora. Ok, altrimenti non parli con me, direttamente. Quindi mo io ti devo dare quasi 6000 euro. Ma me li stai dando? Ma tu non capisci che me li stai dando? Lo so perché ti ho fatto, ti ho dato visibilità, ma sicuramente anche tu, voglio dire, hai interesse. Quando parlo di Luca Valori... È corretto, Germano, io mi sono confrontato anche con Ludovico, che mi ha detto falla la live, perché comunque, cioè, Ludovico, io ci sono attaccato, cioè collaboriamo e tutto quanto. Germano è una persona che ragiona, lo contatti e fatela, che io poi ti ho contattato ben 3 volte. Per chiedere la live e tutto, da quel commento anche che era stato fatto da quello lì che ti stavo dicendo di Facebook. Perdonami, quello là che diceva, quindi non ha commentato un tuo corso senza che uscisse, non ho capito, come l'ha fatto? Lui ha commentato il mio corso senza che uscisse, che poi nei commenti ha detto, allora nei primi commenti ha detto io non ho fatto il nome, poi successivamente ho visto che in un commento ha detto il nome è uscito nei commenti. Corso lanciato di social media marketing agency era solo il mio, perché io mi sono analizzato tutti gli altri. Ora tu mi spieghi come fai a commentare un corso che non è uscito. Vabbè, non ha senso questo, Luca, hai ragione. Cioè, mi stai dicendo che ci sono faziosi, gente che ti odia, gente che... Però tu sei entrato in sua difesa. Io sono entrato in sua difesa. Cioè, ho detto che aveva ragione a dire che un tuo corso non ancora lanciato faceva schifo. No, perché tu, Germano, sei... Cioè, capito, tu entri in parallelo, ok? Non vai proprio sul dunque, capito? Sei un po' lì di inchiesta... ronzi, ok, e ci passi di striscio. Ah, per così linkami sta roba, perché poi io vedo quello che dici, perché te lo linko su WhatsApp, cioè, che tu hai detto eccolo Valori, quello cazzaro, le cose, cioè. Ho capito a cosa ti riferisci. Io in realtà l'unico post che ho fatto su di te sul gruppo era, lo sai, poi ne abbiamo parlato per ovvi motivi, perché Germano, che io sono cioè tu mi dici ad oggi i fantomatici guru che guadagnano oltre ai corsi, cioè dimmene uno. Guarda che dice Ale, se uno dice A e l'altro dice B senza portare documentazione, proprio non ne usciamo più. Ale, sono d'accordo con te, ma annoiate pure. Quanta documentazione ho portato? E ne posso infinita, cioè infinita. Ok, però vabbè, Germano, la cosa che ti chiedo... Vai, non ti interrompere, scusami, ho sbagliato. Era quel commento, non l'ho letto. Lo faccio vedere, tranquillo, che è una roba contro di me. L'ho tolto perché in realtà l'ho letto dopo ed è un po' una sciocchezza, perché sto Cezza mi sta martoriando da un'ora chiedendo qual è il punto. Alberto, è 1:43 che stiamo spiegando il punto, se non l'hai capito, amico mio. Allora, Germano, il discorso è che io vorrei risolvere la cosa fra me e te, cioè senza che tu in un futuro mi rompa i coglioni. Ok, per sempre praticamente, mi metti una pietra tombale questa roba. No, non è che voglio mettere una pietra, cioè io ti faccio, cioè ti dico questo, ti chiedo, analizza tutte le questioni su cui tu mi hai alzato un'inchiesta, da bravo giornalista, perché io ammiro il tuo lavoro, cioè a me, cioè io Fuflix me lo vedo, cioè mi interessa, cioè è figo, okay. Perché c'è divertente, cioè comico quasi, capito? È molto satira all'interno, perché penso che bisogna anche ridere oltre a fare... Esatto, per molti guru io mi faccio delle risate, perché effettivamente c'è del vero dentro, è per questo che la community cresce oltre all'odio, eccetera. Se no crescerebbe, imploderebbe, ma poi non c'è odio, io cerco di eliminare gli odiosi, poi nessuna community è perfetta. Come gli hater per me, eccetera, cioè, però io ti dico, Germano, tu mi hai fatto le accuse, vabbè, lifestyle, i risultati non sono veri, non sai fare e-commerce, cioè, cose del genere. Se tu mi chiami, noi firmiamo un NDA, che io ti ripeto, sono l'unico in Italia che vende i propri e-commerce e li crea per le persone, ok?
se tu mi firmi un NDA, io ti apro tutto il mio mondo e io scommetto, cioè ci metto la mano sul fuoco e tu mi dici, cazzo Luca, sei un genio. Cioè, aspetta, perdonami, il concetto, me lo ripeti? Allora, il concetto qual è? Che tu dall'inizio hai documentato e hai contestato i miei risultati, dicendo che quello guadagna solo dai corsi. Cioè, questa è l'immagine che mi hai creato all'interno dei tuoi gruppi, giusto? Ah, tu dici che io ti ho creato una brutta immagine io all'interno dei tuoi gruppi. Dei tuoi gruppi. Contesti i miei risultati, visto che tu comunque ne capisci di e-commerce, che ogni tanto ne parli dei tuoi risultati del fatturato lordo, che sono d'accordissimo di parlare del lordo, le tasse eccetera eccetera, ci sentiamo, mi firmi un NDA, un contratto di privacy, perché ovviamente Germano, la cosa che non capisci è che nel dropshipping, se io creo un prodotto vincente, uno store, e lo pubblicizzo, che c'è anni di studio dietro, e lo faccio fatturare in Italia, in UK, Australia, Svizzera, quello che cazzo sia, c'è dello studio dietro, e se io lo metto pubblico, la gente me lo copia e non fatturo più. Cioè, io devo, da formatore... Ok, no, io lo capisco, me l'ha detto Macorig, anche se poi c'è chi li mostra gli store, ma comunque al di là di questo è un no. Allora, non puoi vendere il risultato perché non lo puoi dimostrare, capisci? Ma io dentro ai corsi ce li ho. No, però, cioè, va bene, diciamolo, uno deve fare un atto di fede. Dicevo, mi fido di Luca Valori. Germano, cioè io Germano, ma non è un atto di fede, perché poi all'interno, io Germano, dentro i miei corsi, dico, ragazzi, vi prendo uno store banale, un prodotto del cazzo, e ve lo porto a 300-400 euro al giorno, live, con l'influencer marketing, senza toccare le ads, e lo faccio, live. Ok? Ah, guarda, vedi, anche questo, hai toccato un punto, sono interessante. Io vi sfido a provare il contrario. Uno, evito di parlare della qualità dei corsi, tranne in casi eccezionali dove vedo un corso venduto a 2000 euro dove mi spieghi che posso comprare i fund in Bangladesh. E lì, no, Luca, concorderai che siamo di fronte a... La truffa, in tutti gli altri casi, io posso dire, ma il corso di Luca è banale, ma è banale per me. Poi magari per un ragazzino di 15 anni che non so io non lo sarà, quindi non mi metto a contestare questo. E non ho manco detto mai, ma Luca Valori secondo me... non sa un cazzo, secondo me Luca Valori è tutto finto, ok? Non l'ho mai detto questo, mai. Quello che ho contestato a te e a tanti altri è sempre la solita cosa: l'approccio, la potenziale pubblicità ingannevole, l'assistenza nei gruppi, il modo in cui trattate i clienti, i 3K all'ora, che per me, tu su questo, ecco, vedi, io non pretendo di avere ragione, Luca, su questo. Noi possiamo avere due idee diverse. Per me è assurdo chiedere 3.000 euro all'ora, perché tu, con tutto il rispetto per te, non sei Jeff Bezos. Ovviamente Bezos se ne chiederebbe 50. Un attimo, dammi 5 minuti, Germano. Allora, Jeff Bezos non farà mai consulenze, Germano. Stai prendendo degli esempi, e come Marchionne, prendiamo Marchionne, il compianto che non c'è più. Ma neanche Marchionne, cioè, siamo a livelli, cioè tu non puoi fare esempi di multinazionali miliardarie su gente che fa milioni. Cioè non puoi, perché anche le strategie di comunicazione e di marketing non funzionano, non c'è un interlaccio fra loro. Ok, il discorso qual è? Il discorso è che in Italia puzza il fatto che una persona con tantissima esperienza venda le consulenze a 100 euro e una persona che fa molti più soldi con meno esperienza fa le consulenze a 20 volte il prezzo. Però capisci che devi garantire un ROI incredibile per chiedere 3.000 euro, cioè manco gli avvocati specialisti che non si soldi. È giusto, però l'altro giorno, e te lo posso documentare, io ho fatto una consulenza e mi hanno pagato 2.500 euro l'ora con dei ragazzi, sono due, ok? Abbiamo fatto la consulenza, non gliel'ho fatta io, me l'ha fatta un membro del mio team strutturato da me, nell'arco di 4 giorni gli ha fatto fare i primi 5 ordini. Gente... Ovviamente con un SRL strutturata, partita IVA, pagamento in pagamento alla consegna, spedizione in 24 ore, prodotto ottimo, manca solo la questione del brandizzato, e hanno cominciato a fare ordine da incapaci. Tu pagheresti più un incapace che ha esperienza, che non ti fa ottenere risultati, o un capace? Ma sono d'accordo con te, io non ti darei mai 3.000 euro, ma perché io conosco molto bene il valore che puoi dare in un'ora, e se non sei un genio assoluto, 3.000 euro no. Ci sono avvocati che... Germano, se io ti faccio vedere i miei e-commerce, che poi tu hai preso anche la questione della fatturazione, perché attenzione, molti miei e-commerce attualmente fatturano in Italia con delle aziende appoggiate in italiane. Okay, attenzione, la gente qui nel gruppo è molto ignorante, non si, come dicevo prima, non si studia le normative.
per la questione di prodotti digitali, quindi vendita di percorsi formativi e consulenze, se non c'è una comunicazione da un essere umano, sono esenti, cioè l'IVA deve essere pagata nel posto in cui il tutor è residente. Ok, ci siamo, normativa europea. Quindi tutte le questioni dell'IVA, dei corsi, quelli a Dubai, messa da parte. Per quanto riguarda i prodotti, che non c'è un intervento di un essere umano, invece deve essere pagata l'IVA. Cioè, se io vendo un prodotto in Italia, devo versare l'IVA in Italia su un prodotto. No, certo, esatto, è la base proprio, certo. Okay. Ma tutta la parte, sei più a Dubai, sei in Spagna, la società continua a stare a Dubai. Attualmente io sono ancora residente a Dubai. Stai in appoggio in Spagna? Sono qui perché sto collaborando con dei dropshipping francesi che mi sto espandendo sul mercato francese e quindi sono qui. Ma non c'entra un cazzo con la tazza. Senti, c'è una domanda cattivissima per te da bufale.net. La vuoi che te la faccia? Fammela, la voglio. È un commento, in realtà anche qui è una provocazione. Vai, leggi. Io sono d'accordo, bufale.net, io sono d'accordissimo, ok? Riprendiamo anche il discorso di prima con i termini e condizioni dei privacy and policy, ok? Quindi tu in sostanza mi stai dicendo, bufale.net, che ti affideresti a un professionista che ha 20 anni di studi in e-commerce rispetto a uno che ha risultati. Sì. Esatto? Sì. Tu pagheresti una persona che è tanto sul mestiere e tutto compliant rispetto a uno che ha risultati, giusto? Sì, no, io pagherei uno che ha i risultati ed è compliant. Ok. Non mi accontenterei di uno dei due. Ok, quindi perché io non ho le privacy policy, non lo so, poi non lo so, chiederò al mio... C'è quella questione del doppio checkout che vedevo prima, che ti richiede sui Comax 2. Però vedi, tu per te, io capisco, Luca, dici, ma cazzo, queste sono delle pippe, che palle... però non è, cioè, capisci che dagli occhi di un professionista tu dai un'altra visione di te, capito? Ma Giovanni, il discorso è questo, io lo voglio trattare. Io dai percorsi formativi è nato per gioco, ho lanciato i stacks per gioco e per vedere quanti soldi effettivamente si riuscivano a tirare i soldi con i stacks, no? Con i stacks all'inizio sì, abbastanza, però ne facevo altri proprio da un altro mondo, che era quello della formazione, cioè due mondi totalmente diversi. Oggigiorno, livello di corsi, cioè il mio introito dei corsi si aggira intorno al 25%, ma proprio massimo, perché vai a calcolare tutti i costi e il lancio e tutto quanto. Ok? Se tu mi togli oggigiorno i corsi, cioè ad esempio, cioè se io vendo uno store da 200k di fatturato a 200k, ma che corso c'è che regga? Cioè il fatturato del corso, l'utile del corso che... No, ma infatti l'altra cosa che ti contestano è sì, ma quello ogni due mesi esce con un corso nuovo, definitivo, stravolgente, incredibile, migliore dell'altro. Questo esatto. È anche abbastanza uno è un introito in più e due è una responsabilità. È una responsabilità perché i miei studenti mi continuano a tartassare da giorno. Diciamolo. Perché anche perché, cioè, è una rottura di coglioni perché sono tanti, è massivo e quindi è una responsabilità. Cioè, tu hai venduto un corso lifetime e devi garantire lifetime, che vuol dire a vita, aggiornamenti e sì, cose che sono nuove. Perché cioè, sì, mi diceva aggiornamenti a vita, poi però il mese dopo usciva un altro corso, sempre lifetime più completo, allora mi sembrava un po' una cosa. Perché negli altri corsi escono gli aggiornamenti ogni mese, cioè, capito? Sono cose basate sul nulla, derivanti dal fatto che leggono online cazzate. Cose basate sul nulla, che io definirei quelle fuffarole. Cioè, nel mio caso... Cioè, definirei le affermazioni che fanno fuffarole, perché non si documentano, non studiano, non stanno lì H24 a studiare, documentarsi e leggere, semplicemente. Cioè, sì. Secondo me i fuffaroli veri, ok, sì. I truffatori veri, sono tutti quelli in Italia che ti vendono consulenze, i fiscalisti, commercialisti, aziende varie che ti dicono per escalare il tuo e-commerce, cioè fuffaroli, cioè state tutti, eh? No, ti credo, ma è vero che tu hai mostrato dei tuoi vecchi e-commerce morti di prodotti che diciamo no? Hai scalato e poi sono quelli che c'hai i trend product tipici, i prodotti in trend. È vera questa roba? Perché dice uno che l'hai. Allora, uno dice che tu l'hai fatti vedere, un altro Angelo dice che dovete fare ancora 15 minuti di consulenza, non è più risposto. Non so fammi chi. Fammelo vedere un attimo. Angelo A.
Angelo A, quando hai fatto l'ultima consulenza? Dimmelo live. Veramente tanti commenti, Luca, penso ci saranno un migliaio di commenti, non finiscono più. No, cioè io starei live anche 5 ore. Sì, lo so. Su questo siamo, ecco, questa cosa ci accomuna, nel senso che staremmo a leggere i commenti di ora. Cioè, mentre Ludovico mi ha detto, guarda, le domande, come avete detto anche in live, le abbiamo preimpostate prima e poi le abbiamo documentate. Io ti ho sempre detto in chat privata, Germano, non mi fare le domande prima, in anticipo, perché non mi servono un cazzo di nulla. Cioè, io posso rispondere a tutto live. Dentro la live c'è uno dei miei avvocati, il mio team di supporto, le persone che mettono dentro i gruppi, ci sono tutti, ok? Quindi sfido chiunque a fare le proprie affermazioni e io le documento live, cioè non ho problemi. Tassazione, okay. E-commerce, tutto. Okay. Sì, parli di queste cose. Però tu dici, allora, per chiudere questa live che è molto interessante, siamo arrivati a 2 ore. Tra l'altro il mio computer tra poco mi abbandona, perché io ce l'ho senza, c'ho il 10% di carica. Allora, Luca, innanzitutto ti ringrazio di nuovo per questo confronto che hai chiesto e accettato. Poi la gente può farsi tutte le idee che vuole. Ho bannato 2 utenti, devo dirlo, 2 utenti, uno che insultava e usava sproloqui, l'altro che continuava a scrivere idiozie, quella frappangina. Se io facessi un gruppo come il tuo, dicevo, ah, Germano banna la gente. No, vabbè, ma io ti avrei detto, vabbè, che c'entra, ma mica io non ammetto che non bisogna bannare la gente. A parte che io non chiedo un'era a nessuno e non devo niente a nessuno, amico mio. Cioè, io domani posso bannare il 95% di cose e mi devo solo dire grazie per quello che è stato fatto. Perché io non chiedo un euro. Quando chiederò dei soldi, avrò dei termini. Io ti ripeto una cosa. Se io discuto con qualcuno è perché lo stimo e apprezzo anche una parte del suo lavoro, altrimenti non ci parlo. Io su questo ti credo, perché, e credo anche che chi ha rifiutato il confronto con me non è per forza perché è terrorizzato, è perché magari è anche convinto che non valga la pena, poi o che non è convinto di non abbassarsi. Germano, io ti dico questo: se io avrei qualcosa da nascondere, io non verrei mai live con te, ti farei scrivere dall'avvocato. La pensi come me o no? Faresti una cazzata madornale, perché visto che fine hanno fatto quelli che mi hanno fatto schierare gli avvocati, però sì, cioè non ne sono usciti bene quelli che mi hanno fatto schierare. Io ti spiego il ragionamento, perché ho anche fatto consulenze. Loro dicono, io mi posiziono qui, faccio scrivere all'avvocato, così nella cosa delle persone... È sbagliato, perché poi non vuoi tu... dei guru fantomatici, che io poi non sono un guru, lo ripeto, cioè nel senso, a me mi levati tu non ti tieni un guru, a me non me ne frega un cazzo di essere un guru, cioè non me ne frega nulla, cioè a me togli i corsi, ok, la visibilità online dai corsi, non me ne frega un cazzo di nulla, cioè continuo con i miei e-commerce, vendo un e-commerce, cioè io basta che ne vendo uno, lo vendo a 200.000 euro, faccio 200.000 euro al mese, cioè che cazzo me ne frega, capito, di diventare un guru, di vendere corsi. Poi, allora, se tu vieni in live con me, magari su alcune cose tu sei anche costretto a scusarti, a dire no, questa cosa è così, no? Ma non è un dramma. Ecco, questo fatto, il mito dell'uomo perfetto, che non fa mai errori, non sbaglia, ma è chiaro che se fai errori ripetuti in malafede, bene illegale, lì non è che c'è, oh, scusa, sbaglia, diverso. Però io penso sia sempre meglio o ignorare del tutto. Per me ci sono 2 strade, Luca. Ignori completamente, non lo caghi proprio. E che almeno non fai... E la seconda strada è, ok, lo ripeto e parliamo. Fa schierare all'avvocato, per me è la cosa peggiore del mondo. Gli avvocati, guarda, ti dico, anche nelle mie aziende, sono proprio l'estrema razio totale, perché quando scrive un avvocato si rovina tutto. Ma Germano, tu lo sai meglio di me, cioè quando tu avvii un'inchiesta c'è un potere mediatico che tu è inutile che fai scrivere dall'avvocato. No, infatti non serve a niente, perché non è che mi fermi, perché anzi... Un tuo studente va live, parla male di te, ma scusa, entra in live con loro, documenta quando è entrato, quando gli avete dato supporto, quando ha avuto problemi, dove si è riscontrato, magari risolvete anche la situazione, quel cliente, studente insoddisfatto può diventare poi soddisfatto. Parli con Germano per farti promo, poi vedi come abbiamo imparato che comunque le persone... Lando Fumagalli, se io volevo fare, cioè io semmai faccio promo... Ma ci può stare che tu vuoi farti promo? No, scusa, questo è sbagliato, non dovevo... Scusate, sto facendo così. Cioè, capito, se io voglio fare promo, mettevo il link e qui invece di 350 in live ce n'erano 1000. Ok, quindi cioè, è proprio sbagliato. No, non hai portato i tuoi utenti qua, infatti non l'hai detto. Però voglio leggere un ultimo commento, perché voglio chiuderlo così. Un commento su tutti e due di Francesco Alfieri. Vediamo se lo trovo, dove dice che tu sei figo e hai la faccia sincera. Quindi vedi, voglio mettere anche un commento dove cavolo sta.
Comunque dice, la Germano è scocciato, sembra essersi pentito di aver fatto questa live. Ma non c'entra allora, nulla. No, ma non mi conosce, quindi io sono sempre così quando faccio le live. Cioè, dopo una certa ora mi mette mani in faccia, ho le occhiaie. Ragazzi, io ho due bambini di 6 mesi, Luca ancora non è papà, credo. Io ho due bambini di 6 mesi e uno di 9 mesi. E quindi cioè, è complicato. Ma io lo so il lavoro che c'è dietro, capito? Cioè, non è quello il discorso, lo so il lavoro che c'è dietro. Cioè, occuparti di fare impresa, e il giornalismo, e tutte le richieste che ti arrivano, e le segnalazioni. È una rottura di coglioni. Ok, sì, poi... una cosa che mi piace, però è stancante. Cioè, il fatto che trova il lavoro che piace e non lavorerai mai, sì, ma comunque devi lavorare, comunque la fatica la senti di meno, fai 2 ore di live, perché ci siamo divertiti anche noi a fare questa live, però sei distrutto alla fine, arrivi alle 11:30, dopo che hai iniziato a lavorare alle 8, e sei un po' una pezza. Ma perché le persone non capiscono che quello che c'è, alla fine, è tutto, anche qua, è marketing e comunicazione, cioè nel senso è tutta comunicazione, nel senso live che viene fatto, ne parli per 6 mesi, e poi vai live, cioè capito, è per questo che è stressante, ma per me non lo è, perché io sono abituato a parlare live, sinceramente non me ne frega assolutamente un cazzo. No, ma noi potremmo fare anche una seconda live, magari, perché questa è stata lunghissima, una seconda live, dove possiamo fare una cosa, ti lancio questa cosa in chiusura, ok? Prima di salutare tutti, e ringraziare tutti, siamo ancora a 326 online, quindi anche qui abbiamo tenuto online più di 300 persone per 2 ore, cioè io non so... È gratis, nel senso che io non è che ho fatto il webinar, il fan, ho fatto un cazzo, ho mandato un messaggio su Telegram, su un canale YouTube dove ho 5.000 iscritti. Detto questo, se io lo dicevo che ero live qui, questa live scoppiava. Ah, cioè, però perché non l'hai fatto? Non l'ho fatto perché c'è un gruppo effettivamente tossico, dicono una marea di cazzate, e non mi va di manipolare la gente sulla cazzata. Cioè io continuo, cioè ad esempio oggi ho fatto una live di una studentessa che faceva, che poi la puoi anche, cioè se tu Germano mi dici le cose in modo trasparente, io ti do accesso al gruppo, accesso ai corsi, ti faccio vedere i miei e-commerce, ti faccio vedere i miei dipendenti, cioè, collaboratori. Okay. No, buoni, non voglio dire cose, cioè, no, figura, neanche di avere forse dipendenti, è per capire quanto sono bravi, perché io, cioè cazzo, io mi dissanguo giorno e notte per dare da mangiare ai miei collaboratori, che gli do un botto di soldi e mi preoccupo di loro sempre, alla mia community sto sempre dietro, e da una parte ti ringrazio anche, perché comunque io sono uno che non ha pazienza. Cioè, sono uno che... Cioè, se uno sì, mi... Questo da dire, mi hanno detto che ti scazzi parecchio, anche nei corsi sembri scazzato quando parli, a proposito sembra scocciato, no? Questo è proprio un punto. È una follia. Dammi un attimo il caricatore che si sta scaricando, che si spinge al volo. Pure a te, ormai ci stanno lasciando i nostri sistemi, ci stanno abbandonando. Perché... No, cazzo. Cioè, capito. E quindi, vabbè, questo è il discorso. È che io mi dissango per dare il maggior valore possibile, i dipendenti, le famiglie, capito? Tutti a carico, e poi mi devo leggere delle cazzate di gente che non studia, non lavora, tossica, capito il mio innervosismo? Cioè, capisco, però posso dire una cosa, perché io ti voglio fare la live, ho detto se vuoi facciamo una live con delle domande, però questa volta invece di improvvisarla per 2 ore, penso che saranno tutti contenti, facciamo una live con delle domande che ci arriveranno, ok, anche a te personalmente, le selezioni una parte tu, democraticamente, una parte le selezioni tu, una parte le seleziono io, e seguiamo uno script, ci diamo massimo 60 minuti, quindi non una durata indefinita, 60 minuti, dove rispondiamo, vediamo com'è la partecipazione, magari non ci caga nessuno, i dubbi, i residui che si hanno su valori che noi stasera non abbiamo, diciamo, chiuso. A me della gente che commenta, che fa, non me ne frega assolutamente un cazzo. Cioè, se proprio vuoi sapere qualcosa da me, mi paghi, e poi c'è il mio team che ti assiste e ti dice tutto quello che ti pare. Il discorso di questa live è prettamente tra me e te, capito? No, certo, cioè, perché dei punti che in parte abbiamo chiarito. Capito? Se mi senti, Luca, porca troia, ma levami una curiosità, Luca. Ma tu effettivamente da dove guadagni? Cioè, più dai corsi, più dell'e-commerce? Io ti ho detto il 25% dai corsi, probabilmente è molto inferiore. Però ovviamente tu questa roba io ti devo credere, no? Perché tu non hai bilanci. Allora, Germano, questa cosa dei bilanci è una cosa ignorante, italiana del passato. Italiana, dai. Oggigiorno le realtà internazionali sono cambiate. C'è un'azienda che sta a Dubai, non c'ha obbligo di depositare bilanci. Non c'è obbligo, però dico io come faccio a... Okay,
Però comunque ci sono imprenditori che vanno a Dubai, spendono 20 milioni e comprano l'azienda. Ma come me lo spieghi? Seppure non vedono, certo, ma fanno una due diligence. Se io voglio comprare la Luca Valori International, vengo, non è che mi fido dei soldi. Esatto, è questo che io ti chiedo, firmiamo un NDA, Germano, tu, ma io ti posso anche ospitare a casa mia, ti faccio vedere esattamente da cosa guadagno di più, quanto effettivamente sono bravo attraverso l'e-commerce, e poi sei tu a valutare. Ma io secondo me, cioè tu Germano, da questa cosa qui, dici cazzo Luca, tu sei un genio, fammi vedere, collaboriamo, cioè ti voglio dentro, ma scommettiamo. Se anche lo penso non lo potrei fare, perché... Capisci che... No, ma dico fra di noi. Non dico live, perché qua parlano tutti di e-commerce, di Facebook. Ma ce lo so che mi ha detto Luca, non c'è bisogno che me lo ripeti, scusami, vai Luca, perdonami. Perché qua parlano tutti di strategie e roba, ma tu vai a vedere nelle loro tasche i risultati che hanno, il netto e tutto quanto. Cioè, io è capitato tante volte che la gente mi diceva, Luca, ma tu le ads le sbagli tutte quante. Ma tu sbagli... Hai un modo per dimostrare i dati di cui parli, Germano? Io ti mostro tutto dalla A alla Z. Mi firmi un NDA, perché capisci bene che in drop, se io ti mostro la mia comunicazione, è un prodotto valido in drop, dopo anni e anni che mi sono formato, mi sono fatto un mazzo così, un culo, e speso tantissimi soldi, mi devi firmare un contratto di privacy che tu non puoi vendere il prodotto e neanche la gente che ti segue, o sbaglio? No, scusami, voglio ripetere questo Fausto Murgia, un altro genio folle. No, caro Fesso, prima c'è la live che lo attesta, anche Luca lo ha visto, lo ha messo, sì, le devo far correggere perché effettivamente non funzionano. Quindi, io le devo vedere. Io ti assicuro che non funzionano, non funzionavano. Poi se te l'hanno corretta nel frattempo, tanto meglio, ma quando le ho viste con te in live, ti ho fatto vedere che non cliccavi, non c'erano, ma... Ragazzi, sono piccolezze, però mi dà fastidio che poi si dicano sciocchezze, che in realtà ci sono adesso. Sì, no. Perché poi, cioè, Germano, anche la mancanza, io ho visto anche dei tuoi video dove mi mancavi di rispetto per quanto riguarda l'era tedesca, cioè robe veramente da bambini. Vabbè, dai, ma là facevo un po' di ironia, dai. Sì, però se tu vai la tua, è tipo Maria. Innanzitutto il mio italiano, cioè sì, tutti commentano il mio italiano e poi alla fine vai un po' rivedibile, dai, ma forse perché tu non sei... Giusto, però poi vai a vedere le tue live e dei tuoi, quelle persone che vanno live, eccetera. Diventa anche ignoranti. E lo giustificano come errore di scrittura, di battitura. Ma dici errori miei? Sì, esatto, anche errore... No, ma anche gente che commette errori di battitura. Ok, io per quanto sono rimasto in Italia, io ritengo che per quanto riguarda l'italiano me la cavo benino. Vabbè, la figura di Luca, ma non è che si fa esame di italiano. Per culi, cioè nel senso tu poi alla fine hai fatto, cioè, una mancanza di rispetto. Io non ti ho mai mancato rispetto, Germano, mai. Vabbè, tu dici che ti ho mancato rispetto perché ti ho mutato per la R. Ma no, perché non è innanzitutto è una R tedesca, non è un R francese. Ok? Non ho detto, non è, cioè è sbagliata, poi ovviamente, cioè, innanzitutto... Ma guarda che non è brutta, guarda, c'è chi l'ha... Formo le persone in Italia, cioè c'è corsi, scopo come un toro e vaffanculo. Di nuovo togo perché io non ti voglio prendere per il culo, giuro. Ma è un dato oggettivo e poi devi tener conto che comunque c'è gente che a me mi ha scritto questo per culo, io ho dei problemi, cioè c'è gente che non è che comunica come me, cioè ne potrebbe soffrire di queste cose. No, certo. Cioè, capito? E quello è ancora più grave di tutti. Però tu non ne soffri. Cioè, io mi permetto, perché io non sono tutti come me, capito? Non sei molto sicuro di te e va benissimo. Sì, ma non sono tutti come me, cioè, capito? E questo è il discorso. Comunque, fatto sta. No, capito, non sono tutti come te. Però aspetta, no, questo voglio chiarire. Se tu eri personaggio fragilino, poco sicuro di sé, io non mi sarei mai permesso di fare una battuta. Vabbè, Luca Valori si fa una risata. Germano, tu dici di me che sono un personaggio pubblico, ma alla fine nel tuo piccolo sei anche tu. No, certo, sono anch'io nel mio piccolo. Che cazzo, allora tutto il discorso non vale. Passiamo un attimo. Va bene, Luca, allora... Per concludere, Germano, il discorso qual è? Se tu dubiti dei miei risultati di tutto quanto, cioè per finire questa cosa qui, mi scrivi, hai il numero WhatsApp che io ce l'avevo prima di te, cioè mi hai detto infatti come l'hai avuto. Io so tutto, cioè, capito? La gente mi scrive. Vabbè, dai, ce l'hai, l'hai avuto da Thomas, che ce l'ha. Ma chi è Thomas? Ma chi? Thomas chi? Magoric, non è amico tuo.
ma si mangia una formula magica. Avete pure gli stessi studenti che vi taggano insieme, mannaggia. Aspetta, rimane. Non capitare che studiano tutte e due. Allora, non mi scappare, Germano, questa cosa ci tengo là perché è un'altra cosa. Tu hai fatto delle inchieste, hai fatto dei post pubblici, ma questo è uno studente di questo, uno studente anche di quell'altro, come fa? E allora è tutto fake, giusto? Sì, no, tutto fake. Si può pensare che sia fake, sì, esatto. Si può pensare che sia fake? C'è il legittimo dubbio che sia... Uno studente non può studiare da due persone e taggarle tutte e due? Sì, però è successo tante volte. Assolutamente no. Non è successo tante volte? Dove sono le... No. Io ne ho beccate tre volte, tre studenti tuoi e suoi che mi taggano. Ok, però su 50 persone che mi taggano al giorno e ne becchiamo non è certo un pilastro delle critiche in tuoi confronti, siamo d'accordo. Germano, chiudiamo la live con il dire: se tu hai dubbi su di me, ok, reali e tutto quanto, ma io te lo dico fra me e te, non me ne frega un cazzo della gente che con me, non mi interessa, non me ne frega nulla. Se tu hai dubbi su di me, mi scrivi e io ti mostro tutto, cioè mi firmi un contratto ovviamente, ok, di privacy, e io ti faccio vedere tutto, quanto fatturo, dove pago le tasse, perché sono esentasse, dove sono residente, che prodotti vendo, che comunicazione, soprattutto che risultati ho con il traffico a pagamento, visto che millantato No, che tu ti impegni tanto anche per vendere i corsi, impegni molte energie economiche, no, di tempo per vendere i corsi, quindi è chiaro che c'è chi dice ma quello vive di corsi, tu non ci sarebbe niente di male a vivere di corsi. Se uno lo dice, sì, guarda, ho fatto e-commerce, adesso faccio corsi. Ma non è il discorso vendere corsi, è il discorso che la gente dice quello campa di corsi, ma ditelo di qualcun altro perché io assolutamente non è così. Però vi posso dare un consiglio pure a voi che fate... Non è un'offesa dire quello campa di corsi. Se uno dimostra, cioè se io Germano Milite per 10 anni faccio una roba e dopo 10 anni, 3 anni, 4 anni faccio una roba e dopo 3-4 anni voglio insegnare ad altri, non è che è criminale, voglio dire, no. Ci può anche stare che Luca Valori... nell'ultimo anno ha venduto soprattutto corsi, se è veramente esperto di quella roba. E poi, dopodiché, Luca, veramente per chiudere, se no non la finiamo più, i sovrani sono i tuoi corsisti. Allora, se i tuoi corsisti sono contenti, tu vai avanti, continui a vendere. Hai ragione, però il sovrano è il mio cliente corsi. Ma io anche nell'e-commerce ho clienti insoddisfatti. Cioè, su 1000 ordini, 50 clienti, allora, gli è arrivato il prodotto che è rotto, sono d'accordo, te lo rimborso, comprai un altro, ti faccio un buono sconto e tutte le cose. E la spedizione è in ritardo, è normale. Ah, in Fiat c'hanno, se vai a fare il paragone, se vai a analizzare i grossi numeri, c'hanno molte più lamentele rispetto a me. Per dire, allora cazzo facciamo un'inchiesta sulla Fiat, cioè capisci? Cioè non puoi fare un'inchiesta su di me. No, su ogni cosa, sennò impazzisco pure io per primo. No, per carità, infatti... Il discorso qual è? Il discorso che a me erode il culo, il cazzo, veramente, è il discorso che fino a 3 mesi fa io avevo 8 richieste, clienti insoddisfatti, li trattavamo. Mi sono incominciato a nervosire quando la gente entrava nel tuo gruppo, perché noi li tracciamo. Ah, si rendeva conto, diciamo, di essere insoddisfatta dopo essere entrata nel mio gruppo. Capito, viene manipolato, perché anche alla fine, Germano, non puoi... Ma se il tuo corso vale, ma dai, ma come faccio io? Chi sono i superpoteri, insomma, come Merlino? Lo fanno, perché tu dimmi, un corsista che mi ha taggato con i risultati, che gli ho fatto la consulenza, entra nel tuo corso, cioè, entra nel mio corso, capita nel tuo gruppo, mi ritorna indietro, che mi dice delle cazzate... delle robe che non trova nel corso dove ci sono. Il team di supporto non funziona quando lo ha scritto. Devi rispondere in pubblico e lo devi a quel punto sbugiardare in pubblico in maniera educata e professionale. Così per me c'è un professionale. Però condividi con me che io mi incazzo come una bestia. Ma tu ti puoi incazzare, però vedi la differenza tra l'imprenditore, io pure mi incazzo, però io non gestisco le mie robe perché sennò le potrei gestire male. Ma neanche io infatti delego tutto al mio team di supporto, che dico: guarda ragazzi, io non ho pazienza, perché questo lo manderei a fanculo. Non sono idoneo a fare assistenza clienti. Assolutamente al supporto non sono proprio, io non ci trovo un cazzo con il supporto, nulla, ok? Anche il discorso che tu hai fatto da imprenditore, venditore, quelle cose lì, cioè io non sono un venditore, c'ho il team di vendita. Ok, cioè io ti do le informazioni, poi c'è chi ti vende, chi ti dà il supporto, perché siamo un'azienda poi strutturata. Poi puoi dire che non c'è il bilancio, ma nel 2021 questi discorsi non esistono. Ok, comunque chiudo, Germano, cioè nel senso, se hai problemi con me, a me della community non me ne frega un cazzo, ok, della gente, quello che tanto haters, cose, cioè, è infinito, ok, più sei visibile più ne hai. Se tu dubiti sui miei risultati e sul guadagno che io ti dico, al massimo guadagno il 25% sui corsi, di tutto il mio introito, tu mi dici: senti Luca,
parliamone. Io sono proprio curioso di vedere effettivamente quanto da due corsi, quindi ti faccio vedere quanto pago i dipendenti, quanto mi costa il lancio, quanto pago in Facebook Ads, tutto quanto. Ti mando un semplice contratto dalla mia azienda di NDA con la privacy da firmare, ma ti posso anche ospitare a casa, ti faccio vedere tutto, così poi mettiamo un punto e abbiamo risolto. Cioè io non ho problemi, te l'ho sempre detto anche mesi fa, mesi fa in effetti. Non mi ricordo, ti ricordo che ci siamo scritti. Esatto, all'interno di Facebook, ma gliel'ho scritto a tutti, non ho scritto solo a te Germano, anche a gente. Abbiamo questo dubbio ragazzi, scusami Luca ti interrompo, il mio computer sta morendo. Facciamo lasciare tutti con un dubbio, è tutto organizzato a tavolino. Sì, hai ragione, Psicobox. Bravo. Esattamente così. Esattamente. No, allora in realtà ci sono delle domande alle quali Luca ha risposto, altre no, se vorrà rispondere a lui. Io vi ringrazio, ringrazio Luca per queste 2 ore e 15 di live. Se non siamo stati perfetti, mi dispiace, ma è tutto gratis, amici miei. Invece di vedere Netflix che pagate, avete visto stasera Luca Valori e Germano Mide su Fuflix gratis. Io ringrazio ancora Luca, ringrazio ancora voi. Faccio end al broadcast, ci vediamo alla prossima. Ciao Luca, buonanotte. Ottimo, ciao ragazzi. Ciao a tutti.